Allora, salve a tutti. Oggi continuiamo il discorso che avevamo lasciato ieri a proposito delle antiche varietà. Vi mostrerò soltanto velocemente delle tabelle, degli studi, dei grafici su quelli che sono i valori nutrizionali delle antiche varietà. La regione Piemonte si è preso la briga di fare questo studio su delle vecchie varietà di meli. Coltivate nell'area della provincia di Torino. Tra queste varietà di mele hanno misurato diversi parametri che riguardano soprattutto la quantità di acqua, gli zuccheri, i sali minerali, gli acidi fenolici, eccetera. Li vedremo mano a mano. Io ho preso lo studio, l'ho passato tal quale, ve lo leggerò, ve lo spiegherò velocemente senza andare a guardare tutti i passi. Però importante c'è questo, che da questo studio sono venute fuori delle caratteristiche molto interessanti sulle antiche varietà. Allora, dice là, il comune concetto di qualità delle produzioni agroalimentari, in particolare frutticole, fa riferimento a una serie di parametri, quando mai varia ed eterogenea. Sì, perché misurare la qualità di un frutto non è semplice. Ci sono tanti di quei parametri, tante di quelle scale di misurazione alcune sono illustrate dopo, che non si finisce mai. Tanto più complesso ancora diventa quando si va a comparare quel tipo di frutto con un altro tipo di frutta. Bisogna considerare delle piante che siano in ambienti simili, che siano addirittura innestate sugli stessi portainnesti, perché sennò il portainnesto fa variare la quantità di nutrienti nel frutto. E poi siano raccolti quindi in ambienti simili, coltivati con le stesse tecniche, ho gli stessi concimi, la stessa quantità di acqua devono aver avuto le piante e quindi devono rientrare in una certa zona. E soprattutto poi si prendono come campioni le stesse quantità di frutta per ogni varietà. In questo studio mi pare sono state prese circa 60 mele per ogni varietà. E sono state confrontate 5-6 varietà di mele locali con 5-6 varietà di mele standard commerciali, tipo le Golden, le Stark Delicious, eccetera. Tra tutti questi studi è venuto fuori, vediamo se c'è un po' più avanti, che sono degli studi enormi, lunghissimi, perché descrivono i materiali e i metodi di sperimentazione. Qui in questo punto, scusate, eccolo qua. Si dice quello che stavo spiegando, per le cultivar, CV significa cultivar, Dominici, Grenoble, Gambafina, la disponibilità limitata consentita prevalentemente di un solo campione. Sono stati scelti meleti con caratteristiche culturali affini. Quindi portinnesti deboli. I portinnesti, vi dicevo, quelli moderni, non sono piante selvatiche che vengono innestate, sono cloni, sono piante che se ne è ottenuta una volta una da seme o da una mutazione gemmaria di un ramo, e poi tutte le altre vengono moltiplicate per talea. Per cui si prende un ramo, si pianta, si fa radicare e su quel ramo radicato si innesta la varietà che ha scelto. Si chiamano deboli perché crescono poco. Infatti questi portinnesti deboli qua sono quelli più sconsigliati, portinnesti pessimi perché hanno apparato radicale superficiale, crescono poco, sono poco vigorosi, devono essere continuamente allattati con l'acqua e nutrienti. Sono utili per i meleti industriali perché producono alberi di piccole dimensioni che producono grandi quantità di frutta in breve tempo. Hanno delle sigle perché ce ne sono centinaia e quelli utilizzati in questo caso erano M9 ed M26. Poi un'altra cosa interessante, età compresa tra i 4 e i 10 anni, tra parentesi c'è scritto piena produzione. C'è un albero dal quarto al decimo anno in piena produzione. Significa che dopo il decimo anno la produzione diminuisce. Quello che dicevo il primo giorno, se vi ricordate, quando dicevo che la produzione dopo il 14° anno di solito comincia a diminuire e gli alberi già si pensa di tagliarli, sostituirli con qualcos'altro. Va bene per le produzioni industriali. Va bene relativamente, aggiungo, per produzione industriale, ma non va bene per le nostre piccole e medie coltivazioni. Disponibilità di acqua irrigua,
forme di allevamento a fusetto palspindle. Fusetto palspindle sono delle strutture geometriche idonee per questi portanesti molto piccoli. Sono delle strutture geometriche dove gli alberi vengono allevati quasi come se fossero in un vigneto. Poi per ogni campione sono stati preparati, ecco qua, 60 frutti, di cui 30 destinati alle analisi da parametri merceologici e compositivi in base a grado e maturazione effettuate presso questa scuola Malva e 30 per altre analisi effettuate in un altro laboratorio, il Chemical Control di Cuneo. Due controlli diversi, in due scuole diverse, perché i fattori da analizzare, i parametri da analizzare sono veramente tanti. Poi sono stati considerati ancora il peso dei frutti, sovraccolore, residuo secco con il rifrattometrico in gradi Brix, è un sistema, andare nel dettaglio, l'acidità titolare, il livello di gradazione dell'amido, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora abbiamo, è stata misurata la vitamina C, composti fenolici antiossidanti. I composti fenolici antiossidanti sono quelli di cui si parla tanto, che servono per contrastare l'invecchiamento cellulare e per prevenire alcune malattie come i tumori. Quindi frutta che contenga quella roba lì è interessante da considerare. Acidi fenolici, acido clorogenico e caffeico. Poi l'acido cumaril chinico e ferulico sono tutti acidi che si trovano nella frutta, in quantità, vedremo tra poco, molto molto diverse l'una dall'altra. Poi altri elementi minerali, zuccheri in relazione ai FOS, elementi minerali tipo calcio, potassio e magnesio. Insomma, questo studio vuole dire che questa frutta veramente è stata analizzata sotto tutti gli aspetti a 360 gradi. I risultati, andiamo ai risultati che sono più interessanti. Al di là di ogni cosa, lo scostamento dei valori analitici rilevato dai campioni della medesima cultivar, vabbè, ve li leggo velocemente. I risultati sono stati che gli acidi elencati prima, la vitamina C, in alcune varietà antiche era uguale a quelle moderne, in altre invece è molto superiore. Specialmente la quantità di vitamina C in una delle varietà che troveremo più avanti, si chiama ruggine di Torriana, mela ruggine di Torriana mi pare, la vedremo tra un po'. In questa mela ruggine di Torriana la vitamina C era addirittura uguale o superiore a quella delle arance. E acidi fenolici. Allora, l'altra cosa interessante, c'è scritto, va ricordato che venivano decantate alcune varietà, come la Grenoble, venivano decantate in tempi antichi perché si dice che questa varietà di mele erano curative, servivano a curare problemi di influenza, raffreddore, eccetera. E questo è stato messo in evidenza dallo studio perché questa varietà ha un contenuto di 45 mg per 100 g di vitamina C, rilevati nel 2003. Questo quantitativo è molto simile o superiore a quello di alcuni agrumi. Ecco perché le popolazioni che vivevano in zone dove non c'erano gli agrumi avevano comunque già da secoli, senza saperlo, coltivato qualche cosa che sostituiva la loro dieta e la loro apporto di vitamina C. Non è che per forza poi si sono scoperte le arance e bisognava mangiare e far coltivare le arance fino al Polo Nord. No, c'erano delle mele che in quegli ambienti producevano abbastanza vitamina C da sopperire alle carenze di altra frutta e altra vegetazione che non era lì presente. Ecco perché le popolazioni umane hanno avuto successo in qualsiasi ambiente, perché erano riuscite a coltivare, a domesticare e portare avanti una dieta fatta di piante di ogni specie, di ogni genere, che poteva essere utile alla loro alimentazione. Eccole qua, le altre varietà, la grigia di Torriana, anche era molto interessante, grigia di Torriana, Magnana, Dominici e Runzei presentano quantità di vitamina C sensibilmente superiore a Golden e Galaxy. Golden e Galaxy sono quelle la moderne. Tra le cultivar
locali, gamba fine arrivata con contenuti di vitamina C più ridotti, simile a Golden Delicious. Invece la cultivar Galaxy evidenzia in assoluto i contenuti più bassi. Quindi anche tra le varietà antiche c'erano alcune che ne avevano in quantitativi inferiori di vitamina C, però sempre da questo studio è venuto fuori che poi avevano contenuti superiori di altre sostanze, perché noi non è che possiamo nutrirci solo di vitamina C. Magari quelle altre mele che hanno cultivar, quelle cultivar che hanno varietà, quantità inferiori, avevano altre caratteristiche di zuccheri o di acidi di altro tipo, tipo come gli acidi fenolici. Allora, la cosa molto molto interessante, sempre di questo studio, che le varietà elencate sono state poi incrementate, prodotte dal 2003 fino adesso, e sono state messe in commercio. Ecco perché io le avevo viste in commercio addirittura a Milano, in un supermercato, queste cultivar, queste varietà di mele, che sono stranissime, sono tutte rugginose, hanno il colore di una pera, però sono schiacciate, media grandezza, neanche tanto grosse, sembrano un po' bruttine, però sono mele, diciamo, più che belle, utili, importanti per l'alimentazione. Certamente bisognerà considerare anche il sistema poi di coltivazione, se piuttosto più naturale piuttosto che troppo artificiale. Di sicuro le antiche varietà hanno dei valori importantissimi che anche degli studi così approfonditi hanno dato ragione, hanno dimostrato che ne valeva la pena conservarle. Immaginate adesso cosa può esserci con tutte le varietà che stanno ancora in giro per l'Italia, abbandonate, relitte nei campi o nei frutteti. Quanta ricchezza e quanta biodiversità ci può essere, quanti valori nutritivi diversi e importanti ci possono essere. Studi del genere purtroppo non ce ne sono molti, e anche qui ritorniamo al nostro argomento delle lezioni precedenti, quando dicevo che lasciamo estinguere delle varietà, delle cultivar di frutta senza sapere neanche la ricchezza e la possibilità di utilizzo di questa frutta, che potrebbe, i vantaggi che potrebbero darci. Ha ragione chi dice e diffonde l'idea che ci si può curare con l'alimentazione. È complesso, non è semplice, ma è vero, ci si può curare con l'alimentazione. Allora, altre analisi erano quelle riguardanti gli elementi minerali, e qui è venuto fuori un'altra cosa, che c'è una cultivar che si chiama Renetta del Canada, pensando che questa specie fosse stata selezionata nel Canada. In realtà hanno visto che i quantitativi di elementi nutritivi e minerali delle renette del Canada coltivate in Europa erano superiori a quelle nordamericane, quindi si pensa che sia stato dato solo un nome come indicazione geografica per un motivo sconosciuto a questa varietà, ma probabilmente la varietà era europea e poi è stata portata in Canada, come spesso è successo con tutte le specie già presenti in Europa, che sono state riportate in America, poi magari in America hanno avuto dei successi, sono ritornate in Europa con un nome americano, perché in Europa si era dimenticata l'origine e l'utilizzazione e anche il nome di queste varietà. Hanno fatto, insomma, un po' il giro del mondo. L'importante c'è che comunque erano varietà sempre interessanti da considerare. E va bene, conclusione. Questa prima indagine ha messo in evidenza importanti pregi nutrizionali delle mele, in particolare delle varietà autoctone considerate. La presenza più consistente di vitamina C ed acidi fenolici in diverse cultivar autoctone rispetto alla Golden e alla Galaxy. Quella B mi sa che è sbagliato, perché dovrebbe essere Golden D, puntato, Delicious. Non so cosa vuol dire, se una B, Galaxy può costituire un importante elemento di valorizzazione ed aprire nuovi originali filoni di ricerca sul germoplasma locale. Adesso, ecco, si chiama filoni di ricerca sul germoplasma locale. Tradotto in parole semplici significa conservare, rispettare e utilizzare quello che abbiamo, che ci viene trasmesso dal passato, perché è una ricchezza immensa la biodiversità varietale esistente in Italia e anche nel resto del mondo, perché sono selezioni fatte nel tempo, dalle esigenze vere. Questa frutta veniva coltivata perché era utile, era nutriente, serviva, non veniva coltivata perché dietro c'era del marketing, non veniva coltivata perché c'era un'industria che doveva per forza rifilarci quel prodotto, veniva coltivata perché era importantissima e utilissima. Se era importantissima e utilissima prima, credo che lo sia anche adesso. Perché la mia visione è quella di dire: in natura abbiamo tutti gli elementi importanti per soddisfare le nostre esigenze alimentari senza ricorrere agli integratori venduti nei supermercati.
perché alla fine non è che per integrare la nostra dieta dobbiamo per forza comprare gli integratori sintetici. Gli integratori sintetici non c'è bisogno, perché in natura è piena di integratori naturali che stanno veramente forse a volte anche intorno a noi senza che ce ne accorgiamo. Per quanto riguarda la vitamina C, Grenoble con 30-40 mg per 100 g fa rilevare concentrazioni 4 volte superiori ai Golden Galaxy. Le tanto decantate virtù medicinali di questa cultivar trovano quindi una prima importante giustificazione. È utile ricordare che il contenuto di vitamina C degli agrumi sciglia intorno ai 40-50 mg per 100 g di prodotto fresco. Aggiungo per alcuni agrumi, perché ci sono alcuni agrumi che hanno un contenuto di acqua molto superiore, quindi il quantitativo di vitamina C è inferiore. Una clementina, che è molto dolce e molto acquosa, ha sicuramente molta vitamina C in meno rispetto a un'arancia, e un limone ne avrà molto di più rispetto a un'arancia. ma sempre a seconda delle varietà. Poi, ma la presenza significativa di acido ossalico ne limita l'assimilazione. Ah, ecco, la cosa interessante. Negli agrumi, anche se c'è questa concentrazione, c'è l'acido ossalico, sempre negli agrumi, che ne limita l'assorbimento di vitamina C. Per cui ne ingerisci tanta, ne hai tanta di ingestione, però ne hai poca di assorbimento, perché l'agrume non ti permette di assorbire tutta la vitamina C, altrimenti basterebbero due spicci e hai risolto la dose quotidiana. E invece nelle mele non c'è l'acido ossalico e quindi l'assorbimento di quella vitamina C è totale, è completa. Era vero quel detto che diceva una mela al giorno leva il medico di torno. Si rischia insomma di scoprire l'acqua calda, però per qualcuno che ha bisogno di dimostrazioni scientifiche è giusto che ci siano queste possibilità, è giusto che venga dimostrato in modo scientificamente, perché così si hanno dei dati inequivocabili e non c'è ombra di discussione nel dire che una mela magari fa più bene di un'arancia. Al di là di questo piccolo esempio, c'è da dire che poi le arance serviranno per altre cose, quindi non c'è un'esclusione totale nel dire mangiamo solo la mela e non solo arance. C'è da dire che è importante che sono utili tutte e due, alcune, ognuna per determinati aspetti. A fronte di questi dati, varietà locali possono veramente costituire una fonte di vitamina C importantissima. In relazione alla frazione polifenolica oggetto di studio, le varietà locali presentano valori 2-4 volte superiori alle cultivar commerciali. Già solo questo la dice lunga, perché delle varietà antiche, le varietà antiche sono di valore superiore 2-4 volte a quelle commerciali. Perché? Perché queste varietà antiche sono state selezionate per il gusto, praticamente, perché si conservavano per il gusto e per la resistenza alle malattie. Le varietà commerciali sono state selezionate per l'estetica e per il peso. Dovevano essere belle, dovevano essere grandi. Poi anche se sono delicatissime, l'altro vantaggio era quello del trasporto, che dovevano essere facilmente trasportabili senza subire ammaccature. Anzi, se subiscono ammaccature non devono deperire. Le varietà antiche invece non venivano trasportate così a lungo, non venivano conservate così a lungo, se non in condizioni naturali, per cui erano varietà più delicate. Se subiscono un'ammaccatura, dall'ammaccatura si ha una trasformazione e possono marcire. Le varietà moderne, anche se subiscono ammaccature, vengono trattate con delle cere, con delle paraffine in superficie, con degli antimuffa, quindi anche con l'ammaccatura non marciscono ugualmente. Però il valore nutritivo che sta all'interno è visibilmente inferiore. Poi c'è la cultivar Nettle Canada, presenta anch'essa valori molto elevati e l'origine di questa cultivar è di fatto incerta, probabilmente europea, come detto prima, rispetto al nome. Questa avvalorerebbe la teoria secondo cui la concentrazione delle sostanze fenoliche sarebbe molto più elevata nel germoplasma europeo rispetto a quello americano. Quindi questi studi hanno dimostrato che le varietà ottenute oltreoceano hanno dimostrato che le antiche varietà hanno un valore di fondo importantissimo. Eccoli qua, qui ci sono i dati. Poi ancora, i quantitativi più consistenti si rilevano in grigia di Torriana, la cultivar che, considerando anche le elevate concentrazioni di vitamina C e fruttosio, presenta un profilo nutrizionale decisamente apprezzabile. La resistenza di questa varietà alle più comuni avversità, altra cosa importante, la resistenza di questa varietà, la grigia di Torriana, ad avversità fungine
sicuramente correlata all'elevato contenuto di polifenoli. Quindi c'era una specie di lotta biologica dentro ste mele, già intrinseca, perché avevano ricchezze di sostanze nutritive, ma queste ricchezze di sostanze nutritive erano anche utili a combattere gli attacchi di malattie. Erano un concentrato di vantaggi. Gli acidi polifenolici evitavano gli attacchi fungini, i funghi che attaccano le mele, per esempio ticciolatura e quant'altro. Non essendo attaccate da ticciolature, non c'era bisogno di trattare, perché una volta non si trattava niente e per nulla. È interessante questa relazione tra resistenza della pianta e ricchezza di sostanze nutritive. Resistenza del frutto e resistenza della pianta. La resistenza di questa varietà alle più comuni avversità sicuramente va correlata anche con l'elevato contenuto. Ok, l'avevo letto. Golden Galaxy, notoriamente sensibile alle ticciolature, portata da questo fungo qua, Venturia inequalis, presentano una più bassa concentrazione di acidi fenolici. La dimostrazione contraria. Sono andati a vedere che la Golden e la Galaxy sono molto sensibili alla ticciolatura perché hanno una concentrazione bassa di acidi fenolici. Quindi quegli acidi fenolici erano utili non solo a noi nella nostra dieta, ma anche alla difesa della pianta stessa e del frutto. Considerando questi primi risultati incoraggianti, la ricchezza della biodiversità frutticola piemontese è ampiamente auspicabile a prosecuzione delle ricerche a fine di caratterizzare le altre varietà locali e trarre informazioni anche sul potere antiossidante della frazione polifenolica presente. Allora, cosa dobbiamo considerare? Che questi studi ce ne sarebbe bisogno, secondo me, uno ogni provincia d'Italia, minimo. Perché le regioni, all'interno delle nostre regioni ci sono province con ecotipi, con varietà locali, tutti differenti, e ben vengono se ce ne fossero altri studi di questi, magari uno per ogni provincia, come dicevo, perché ci saranno delle varietà e delle mele, anche sulle mandorle può succedere la stessa cosa. Guardando tutti gli ecotipi e le varietà di mandorle che ci sono in queste zone, sicuramente si troveranno dei vantaggi superiori rispetto a magari a mandorle commerciali che sono, come al solito, grosse, belle ma delicatissime. E qui ci sono di seguito poi tutte le tabelle che mostrano i valori, i numeri ottenuti. Le varietà commerciali sopra e le autoctone sotto, con i valori di vitamina C nel 2002 e nel 2003. Sono stati utilizzati 2 anni di misurazioni, cosa che non avevo detto prima, perché non ci si poteva affidare in un solo anno, dato che in un solo anno magari succedeva che quell'anno lì era troppo piovoso, troppo secco e quindi le piante non andavano dei risultati idonei. Infatti i valori sono differenti nei 2 anni perché si è avuto un anno di estate piovosa, mi pare il 2002, e il 2003 invece è un'estate più asciutta e secca. I valori a volte sono superiori nell'estate asciutta e secca perché è come se il frutto avesse concentrato maggiormente le sostanze nutritive. Anche per varietà commerciali che autoctone, i valori sono stati differenti perché dipende dal clima. Ecco perché io poi dico alla fine, non si può avere una mela, un frutto qualsiasi o anche un vino sempre uguale, standard. Come fai a farlo standard se nel giro di 2 stagioni i valori sono diversi? Neanche la marmellata ti viene con lo stesso sapore utilizzando lo stesso tipo di frutta ogni anno. Variano, perché le piante sono legate al suolo, hanno le radici nel suolo e i rami nell'aria. Il suolo e l'aria è sempre influenzato dai fattori atmosferici di cui avevamo parlato all'inizio. Altri valori con altre tabelle, gli acidi fenolici. Ve li mostro soltanto, senza leggere, senza entrare nel dettaglio, perché è un'infinità di numeri, ma la cosa interessante è che c'è sempre una grande variazione tra le varietà commerciali e quelle là autoctone. A volte sono affini, come dicevamo, alcune varietà, però alla fine dei conti, se mettiamo su una bilancia tutti questi valori, vediamo che le varietà autoctone avevano e hanno un valore immenso. Gli zuccheri, 4 e 6, 5 e 1, 4 e 9, 5, qui invece 5 e 7, 5, 4 e 6, 4 e 9. Sono valori molto simili perché il quantitativo di zuccheri tutto sommato non è il totale del contenuto di un frutto. Dalla dolcezza il quantitativo di zuccheri, però a volte sappiamo bene che sono frutti che non per forza devono essere molto dolci perché hanno altre caratteristiche nutrizionali più importanti.
e così via negli anni successivi. Mi pare poi ancora abbiamo il potassio, calcio, potassio e magnesio. Allora. Eccolo qua. Calcio, potassio e magnesio, sempre tra le verità commerciali e quelle autoctone. Guardate nella grigia di Torriana che valori, 14, 17 e 20 nella Runze, rispetto a una Golden che ce l'ha 9. Il doppio, quasi il doppio per certi contenuti. Calcio, magnesio, questa era vitamina C. Vitamina C o anche calcio magnesio, dicevo, sono degli integratori naturali. La frutta coltivata con un metodo, non dico naturale al 100% come Fukuoka, perché veramente è qualcosa di bellissimo, ma un po' difficile da raggiungere, ma già una frutta coltivata con un metodo più naturale, più biologico, più vicino alle esigenze della pianta, dà dei risultati incredibili come valori nutritivi. Gli acidi fenolici ancora, sempre valori molto interessanti, gli zuccheri, l'avevamo visto, eccoli qua, sì, contenuti calcio, potassio, magnesio, scusate, mi ero fatto pasticci col mouse, ha finito indietro anziché avanti, eccolo qua, sì, allora, calcio, potassio e magnesio sono quella roba che a noi serve per la vita, per la crescita, per le nostre cellule e non è necessario utilizzare gli integratori sintetici. Basta mangiare frutta diversa in epoche giuste, la morale della favola. Cioè, questa frutta va mangiata quando è disponibile sull'albero, dopo la raccolta, per un certo periodo di tempo, se la conservazione può avvenire con sistemi naturali, ma non pretendere mai di mangiare le ciliegie a gennaio e le arance ad agosto. Questo purtroppo il mercato non ne ha tenuto in considerazione, anzi ci ha speculato sopra proponendo varietà di frutta che vengono da paesi lontanissimi con costi elevatissimi. Qui si vede l'uva e le ciliegie a Natale, che viene dal Cile. Non è che voglio boicottare il Cile, ma il Cile lo so che produce in quel periodo lì, però è un viaggio distante, così grande che non può mai compensare il prezzo che gli viene pagato a quei poveretti che coltivano quella frutta. Gliela pagheranno talmente tanto poco che per venderla a noi a 2-3 euro al chilo significa che loro gliel'hanno rubata. E non compensa neanche da questo punto di vista. Poi ci sono delle foto di alcune varietà. Questa qui mi pare che è la Runze, c'è scritto sotto. Sì, la Runze. Questa Runze sembra una mela moderna, è bellissima. Come vedete, non è di piccole dimensioni, e ha un aspetto bello, attraente. Non per forza deve essere una cosa bruttina e antica. Poi c'è ancora, eccola qua, la grigia di Torriana, quella che dicevo che ha un aspetto simile alla buccia come le pere. È una delle tante mele grigie, come una varietà che vi ho fatto vedere anche io ieri tra le mie varietà di mele grigie. E, il sapore è particolare perché non ti aspetti la solita mela croccante, dolce, dal sapore insipido. Questo è un sapore deciso, è gustosa, è buona, è particolare. Io l'ho vista, però poi ecco i problemi del mercato, le ho viste in vendita a 4,50 euro al chilo. È un'esagerazione, perché non si può andare a competere con queste piccole meline, con quelle coltivate commercialmente, industrialmente, con prezzi bassissimi. E si spiazzano anche le persone di buona volontà, perché loro dicono: quanto costa un chilo di mele? Un euro o quattro? Cosa compro con 4 chili di mele? 4 euro al chilo? Una medicina? Che costa tanto caro, oppure con quell'altro un euro a chilo compro delle banalità. È un problema, ma questo è un problema di mercato veramente complessi. Chi ha la fortuna e la possibilità di coltivare in sé è la cosa migliore, perché le può apprezzare di più. Questa qui però assomiglia a una varietà mia, è la Magnana, è una delle varietà che comunque hanno bello aspetto sta frutta, non è da scartare, non è da buttare, e può crescere. Ah, la cosa importante, ecco, che può crescere in diversi ambienti in Italia.
Io credo che in punti idonei, non dappertutto, ma in punti idonei dove c'è un po' di terreno più profondo, dove non c'è roccia affiorante, possa crescere anche qua in Puglia, dove ci sono quei punti che ho visto anche visitando stamattina, dove ci sono quei punti con gli avvallamenti dove c'è più accumulo di terreno e dove intorno magari ci sono degli ulivi che ombreggiano un po' e non si ha un'esposizione totale al sole, perché il melo ha bisogno di luce, ha bisogno di sole, ma qua in Puglia se lo mettete in una posizione a mezz'ombra, dove il terreno è profondo, riuscite lo stesso a tirare fuori qualche cosa. Verranno un po' più piccole di dimensioni, però le mele faranno. Queste antiche varietà sono molto resistenti, molto robuste. Già di per sé sono resistenti, quindi con un minimo di accorgimenti si possono coltivare anche da noi. Premesso che però vanno innestate su melo selvatico, non su quei porti innesti deboli lì, quindi conviene comprare una pianta di melo selvatico o al massimo un melo franco. Il franco sarebbe un seme di una mela qualsiasi che voi mangiate, della frutta, della mele, conservate i semi, li piantate, quello è un melo franco. Il franco è abbastanza resistente, sicuramente più dell'M29, e poi può essere innestato con una di queste varietà. Dei risultati buoni ci saranno, ma bisogna dare un po' di attenzione. Mezz'ombra, terreno profondo e basta. E non potare, o pochissimo, quantomeno possibile. Niente potature. Non ci deve essere copertura, non si deve piantare sotto un ulivo millenario che deve avere copertura, ma tra due grandi ulivi dove il sole entra in verticale, lì il melo potrebbe andare bene, se c'è profondità del terreno e se non c'è troppo sole. Poca potatura, queste piante richiedono pochissima potatura perché altrimenti non fruttificano. Ok, allora se ci sono domande, adesso devo cambiare qua il disco, se ci sono domande ne possiamo approfittare intanto che mi danno una mano a cambiare PowerPoint, perché questi erano solo dati tecnici, invece il prossimo è un montaggio. Scusami, dimmi. Come si chiamava la mela con alto contenuto di vitamina C? Ruggine? Grenoble. Ah. Grenoble. Grenoble, ma italiana? Del Piemonte. Ah, quindi preferisce climi nordici? Questa è coltivata lì, è un'antica varietà coltivata in Piemonte che si stava estinguendo, come le nostre del sud Italia. Esiste in Piemonte, credo che in Piemonte qualcuno la stia coltivando anche a livello amatoriale, oltre che su piccole estensioni intensivi. Non so chi la possa avere da queste parti perché io stesso ancora non ce l'ho, però se tu ti ricordi il nome e vai su internet a vedere qualche sito di frutticoltori amatoriali o vivai del Piemonte, la troverai. Grenoble. Ho capito. Sì, poi volevo sapere un'altra cosa. Tu hai mai fatto a proposito di quello che dicevamo stamattina, sì. Cioè tenendo conto che noi viviamo e la Puglia ogni anno, a parte quest'anno in media, l'indice di piovosità sì. diminuisce sì. Almeno a livello sì. medio annuale. È vero. Io sto pensando di mettere piante resistenti soprattutto alla siccità. Sì. Quindi specie varie per ogni. Vorresti sapere quali piante? Sì. Quali piante? Allora, piante resistenti alla siccità. Ah sì, anche per Piero, dove sono stato stamattina, volevo consigliare di mettere qualche pianta che non ho visto e potete usare perché è molto resistente alla siccità, un giuggiolo e qualche melograno. Giuggiolo e melograno, sì. Sì, quelli ce li ho, melograni. Sì, giuggiolo e melograno e poi se vi piace l'utilizzazione, un melocotogno, uno o due piante di melocotogno che sono piante comunque resistenti all'aridità e si prestano per tantissimi scopi. Il melocotogno è utilizzato come portinnesto per il pero, però io non lo consiglio perché è poco longevo, vive poco. Il pero sul melocotogno vivrà all'incirca 10-15 anni. Com'è? Il melograno invece può vivere anche più di 100 anni in condizioni ottimali. No, il melograno è consigliabile moltiplicarlo per talea o pollone. Non dico per innestare meno. No, non è compatibile. No, no, melograno solo melograno. È un genere, una specie per fatti suoi. Al limite potresti innestare un melograno dolce su uno aspro,
però l'innesto è abbastanza complicato, non attecchisce con facilità. Ma il melograno ha bisogno di maschio e femmina? Perché io ho un melograno e non ha mai fatto neanche questo problema. No, di solito non è presente il melograno come maschio e femmina, perché la stessa pianta produce fiori maschili e fiori femminili, quindi fiori che porteranno i frutti e fiori che fanno solo il polle, ermafrodito. Piuttosto esistono in giro molte varietà di melograno solo da fiore. Bisognerebbe che io vedessi i fiori, meglio se tu me li puoi descrivere, perché se i fiori sono ricchi di petali, molto ricchi di petali, come una rosa, come un garofano, molto molto ricchi di petali, potrebbe essere un melograno da fiore. Io proprio quest'anno ne ho scambiato uno con degli amici che avevano un melograno da fiore e volevano un melograno da frutto, gli ho dato quello da frutto e mi sono fatto dare la pianta di quello da fiore che non avevo. Si può innestare il frutto? Sì, potrebbe innestare sui rami grossi, però io ho provato, l'innesto non va facilmente, si può innestare ancora forse anche adesso, però adesso devi prendere dei rametti che hanno già le foglie, togliere tutte le foglie, togliere tutte le parti verdi che sono uscite, innestare questi rametti, e un po' come si fa con l'innesto dell'ulivo, no? Che togli tutte le parti verdi, metti un sacchetto di plastica, metti un sacchetto di carta, sigilli tutto sotto, dopo aver legato l'innesto con il nastro e chiuso tutti i tagli con il mastice, e probabilmente qualche cosa si può ottenere. È un tentativo, non hai molte garanzie, ma sui rami puoi provare. Altrimenti forse fai prima a comprare una piantina di quello dolce, normale o aspro, come preferisci. Grazie. Prego. Io ho un melograno che avrà 70 anni. Hai un melograno? Perché avrà 70 anni, sì, circa. Sì, sì. Io ne ho uno che ha 140 anni, ma è grosso così. Ho capito che vivono 20 anni, è stato strano. 20 anni? Ho capito prima che... No, il cotogno. Oh, cotogno. Il cotogno, massimo 15-20 anni se innestato col pero. Sì. Mm-hmm. Se lo lasci da solo un cotogno vive di più, perché si rigenera per polloni e mette nuove piante, quindi cresce a forma di cespuglio. Se innestato col pero, l'innesto è una costrizione, e la costrizione la pianta non la gradisce tanto, quindi 10-15 anni finisce. Voglio solo una precisazione, un momento, tieni, che il pero si innesta sul cotogno per avere subito una produzione di frutta e per avere alberi piccoli, quindi si diminuisce la dimensione, non hai un pero che diventa alto, non diventa molto grande e va in produzione già al terzo anno, produce molta frutta e va bene insomma per le piantagioni industriali. Se hai fretta, se vuoi un albero di pero che produca subito, ben venga innestare sul cotogno, avere una piantina piccola per giardini dove c'è poco spazio. Va bene, però non è longevo. Quindi al cotogno è meglio lasciare i polloni che escono sotto come un cespuglio? Allora, per conduzione naturale, i polloni conviene lasciarne alcuni, non tutti. Se ce ne sono troppi vanno sfoltiti, perché altrimenti la pianta non riesce mai a raggiungere un certo equilibrio, cioè, o meglio, impiega molto tempo a raggiungere l'equilibrio, continua a emettere polloni, questi polloni poi devono crescere, poi devono diventare adulti, maturi, alberelli e portare i frutti. Se continua a cacciare polloni, l'equilibrio impiega del tempo ad essere raggiunto. Se i polloni vengono sfoltiti e se ne lasciano di meno, l'equilibrio viene raggiunto prima, la pianta va in produzione e produce un po' di frutta in più. Ma i polloni io consiglio mai di non toglierli tutti, lasciarne sempre qualcuno come riserva, perché può anche succedere che qualche insetto possa rovinare la pianta, una ventilata la possa spezzare e hai già un pollone da rinnovare. Sì. A proposito di insetti che possono rovinare la pianta, sul cotogno, sul melo, ho problemi di rodilegno. Ah, rodilegno, ok, calce sul fusto. Allora, se il rodilegno è già entrato, il solito sistema è con un ferro filato, infilarlo attraverso il foro e cercare di raggiungere l'insetto uccidendolo, il bruco. C'è il bruco dentro e va eliminato in quel modo, per evitare che continui a rosicchiare all'interno della pianta. Se la pianta è piccola, si può spezzare col vento o col peso dei frutti. Invece, se non c'è ancora il rodilegno su piante sane dove non è arrivato, mettere della calce viva bianca sul fusto, in modo che la calce ostacola l'ovodeposizione da parte del rodilegno quando è in forma di farfalla, perché è una farfalla notturna che va a deporre le uova nella corteccia. Hai provato trappole? Oppure trappole, sì. È meglio il sistema integrato, trappole e calce.
Perché la calce a volte potrebbe essere dilavata da piogge o quant'altro, e quindi trova un passaggio. Trappole, calce, credo che possa funzionare. Sicuramente un sistema di controllo non invasivo, non velenoso e non eccessivo, ma utile. Senta, devo chiederle, il melograno, io di solito lo puto. Il melograno? Io lo puto, no? Sì. Volevo chiederle se è giusto. Se lo allargo all'interno, sì, 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 sì. E pulisco i polloni. Sì, allora col melograno i polloni è meglio toglierli un po' tutti, sì. Non è necessario conservarli perché è una pianta molto più resistente del melo, in quanto può avere attacchi di aro di legno, ma è più difficile. Ha un legno più duro, è una pianta molto più forte, più vigorosa, e i polloni vanno eliminati. È giusto togliere i polloni, è giusto anche magari produrne qualche piantina e metterla più in là per riserva. Per quanto riguarda l'acioma, il melograno produce indistintamente anche se non viene potato. Nella potatura, perché è un'operazione molto complessa, bisogna fare attenzione a ciò che si va a eliminare, perché se si esagera poco o poco in più non si hanno frutti. Quindi con questo rischio bisogna fare i conti. Va bene. I rami secchi, naturalmente, i rami troppo stretti, troppo asfissiati, è giusto alleggerirli, però ci si rende conto di una cosa, dicevo anche stamattina, se fai una potatura e usi come attrezzo solo le forbici, sicuramente di danni ne fai di meno che se non vai con il seghetto. Quindi se vai con le forbici su un alberello di medie dimensioni, sicuramente non dovresti combinare troppi guai, anche se sbagli, perché comunque sono piccoli tagli. Relativo, perché se ti metti d'impegno riesci pure a tosarla la pianta. Solo con le forbici, la metti secchi, sotto chioma, rami interni, qualche pollone. Una piccola sfoltita. Dicevo nei giorni precedenti che la potatura migliore è quella che c'è ma non si vede. Non vi innamorate mai delle potature visibili, perché significa che è stata data troppo addosso alla pianta, e quindi significa che in quel caso la pianta farà una fatica enorme a riprendere e a riformare tutto quello che gli è stato tolto, a discapito della produzione, perché più togli meno produci. Mi riferisco agli ulivi potati lasciando solo quattro rametti secchi qua e là. È una potatura feroce e aggressiva e umiliante per la pianta, significa che per 2 o 3 anni non avrai frutti. E non è normale, né dal punto di vista di agricoltura naturale, di cui parlo io, né dal punto di vista di agricoltura industriale. Se il frutteto industriale dovesse fare la frutta ogni 2 o 3 anni, avrebbero già chiuso per fallimento, appena in partenza. La frutta deve essere prodotta agli alberi tutti gli anni, in qualsiasi condizione. Se non produce tutti gli anni, c'è qualcosa che non va. Se fa alternanza, un anno sì, uno no, è uno scompenso di produzione, perché l'albero si sfrutta troppo in certi anni e deve recuperare negli altri anni. E ancora non è successo niente. Ma se saltiamo di 2, è grave. Cioè se saltano 2 anni senza frutto è grave, significa che è successo qualche tragedia alla pianta, come appunto le potature troppo pesanti. E lei domani farà la lezione sulla potatura, per cui io non ci sarò domani, non ci potrò essere. Vorrei spiegare qualche cosa già stasera come introduzione. Se lei può seguire fino alla fine questa sera, ne sentirà già qualche cosa. Ok, beh, allora non faccio nessuna domanda. Io volevo sapere, giusto sul melo cotogno, se anche c'è la stessa caratteristica di ombra, le beneficia mezz'ombra, l'ombra? Gli va mezz'ombra? Bene, sì. Ombra totale no. No. E potatura? È leggera. Togliere i polloni e leggero sopra, un po' come il melograno. Ok. Mm-hmm. Sì. Se ha domande le può fare, si figuri, però ne parlerò più tardi perché questo approccio della potatura è qualche cosa di complesso, non voglio farla complicata, voglio solo dire che la potatura è uno schema, è un qualche cosa che deve essere ben consciente noi che cosa facciamo. Se potiamo perché mi piace quella forma, non è una buona potatura. Se potiamo perché spero di avere maggiore produzione e non la otteniamo, ho sbagliato la potatura. Quindi tra un errore e dei dubbi è meglio non toccare niente. Tanto l'albero produrrà lo stesso. Togli i polloni, come ha detto la signora giustamente, togli i polloni, sfoltisci appena appena, non tocchi troppo, l'albero produce. Perché l'albero fruttifica quando sta in buone condizioni, e lo fa perché sono le sue attitudini naturali, quello di riprodursi. Fa i frutti perché si riproduce, sta bene. Ok.
Sì, microfono. Sì, volevo chiedere, prima hai detto del melo da poter mettere in mezzo agli ulivi. Io ho un terreno a Manduria, a 1500 metri dal mare, con 80 alberi di olive. Sì. Cosa mi conviene piantare in mezzo agli ulivi? Che tipo di alberi conviene piantare per creare un po', sì, per non avere tutti ulivi? Sì, quanto spazio c'è tra gli ulivi più o meno? Ce n'è abbastanza, sono ulivi abbastanza, che avranno 50 anni. Ok, quindi non sono neanche tanto grandi. No. C'è roccia fiorante o c'è terreno? Diciamo che da una parte c'è più terra, da un'altra, okay, parte c'è, allora, più roccia. Lei può guardare bene il suo terreno già con questo sistema, vedere dove c'è più terra e dove c'è più roccia. Sì. Dove c'è più terra può mettere piante che hanno esigenze maggiori come melo, come il melo e il pero. Invece dove c'è più roccia può spingersi con il ciliegio di Santa Lucia, il Prunus male, ben innestare poi ciliegi. Oppure piantare mandorli e innestare poi sopra prugne, susine, albicocche, in linea di massima. Sì. Allo stesso modo dove c'è una roccia ancora con melograno e giuggiolo. Sì. E il pero, se viene innestato su pero selvatico, e ne esistono diverse specie di pero selvatico, ce ne sono alcune che possono crescere anche in mezzo alle rocce, tra le rocce, come, sì, l'ulivo selvatico. Quindi si può piantare questa pianta di pero selvatico che si chiama Pyrus amygdalifolia, cioè pero a foglie di mandorlo. Fa delle pere piccole piccole così, asprissime. Nelle Murge è diffusissimo quest'albero, però non è facile trovarlo nei vivai. Nei vivai si trova il pero selvatico chiamato Pyrus communis, che è un pero selvatico che ha la foglia già a forma di pero, a forma di cuore. Invece il pero a foglie di mandorlo ha la foglia lunga e stretta proprio come i mandorli o come i salici. Bene, queste pere è importante perché quello lì con la foglia a forma di cuore ha bisogno di terreni più profondi, perché è un albero di alta montagna, quindi esigenze di maggiore frescurità. Invece il pero a forma, con la foglia a forma di salice o di mandorlo, può crescere tra le rocce e quindi nei terreni più aridi, più brulli. Sempre pere, però in due momenti, in due terreni molto molto diversi, gradiscono. Naturalmente se vengono portati tutti in quello fertile è meglio, però se quelli dal terreno fertile capitano in quello arido già avranno qualche problema in più. Quindi si può piantare di tutto se c'è spazio, perché si va a piantare degli alberi che hanno delle dimensioni simili a quelle degli ulivi. Non si crea competizione. Se tra, se tra le piante di ulivo ci sono diciamo che so, tra le piante ci dovrebbero essere almeno 6 metri di distanza, 6 per 6, l'ideale sarebbe piantare a quinconce, cioè se c'è un quadrato, se qui in ogni angolo c'è un ulivo, la pianta di pero e melo andrà messa qua, al centro. Naturalmente si va a ostacolare il passaggio dei mezzi, però quella è la posizione migliore per l'albero, bisogna trovare un compromesso. Se i mezzi che passeranno per sfalciare l'erba o quant'altro sono di piccole dimensioni e riescono ancora a passare, la posizione migliore per l'albero è al centro, tra quattro ulivi in mezzo. Poi se ci sono altri quattro ulivi qua sopra, in mezzo un altro. È come la scacchiera. Scusa, hai problemi? Ah, ok, pensavo ci fossero problemi con il computer. Quindi quella lì sarebbe la posizione migliore. Però ci sono ancora altre strategie intermedie. Per esempio, se non vuoi utilizzare il mandorlo che cresce un po' di più, si può usare quel portinestro che dicevo ieri, che si chiama GF677. È una specie di pesco con la foglia rossa, vinaccia, molto bello da vedere, anche con pianta ornamentale. Il GF677 riduce le dimensioni dell'albero che va a innestare sopra. Quindi sul GF677 puoi innestare anche lo stesso mandorlo o pesco e rimane di dimensioni inferiori. Se proprio non puoi andare al centro tra i filari e devi rimanere all'interno dello stesso filare. Perché si chiama 677? Perché di questi portainnesti che hanno ottenuto in laboratorio ne hanno prodotto centinaia e centinaia di tipi diversi e li hanno sperimentati. Il 677 è andato bene perché può darsi che il GF
6 e 75 e 74 non erano andati così bene come quello lì. Quindi hanno trovato quello con la sigla che andava bene e l'hanno continuato a moltiplicare con la sigla, dato che sono portinnesti clonali fatti in laboratorio, quindi non hanno una identità tanto antica, non hanno necessità di nomi, anche perché spesso poi vengono sostituiti. Selvatici, certo, io innesto su selvatici, però in alcuni ambienti e in alcune condizioni, come dicevo prima, mancanza di spazio, devi scegliere tra avere un albero piccolo o niente. Se non hai spazio non puoi innestare sul pero selvatico, perché sul pero selvatico un pero col tempo diventa grande quanto un ulivo di questi che stanno qua intorno, cioè diventa enorme col tempo. E non si può ridurre né pensare di tenerlo a cuccia con le bastonate e con le potature. Quindi piuttosto è meglio avere un portinnesto che già sappiamo che sia riducente, riduttivo. Non è debole questo portinnesto, non è nanizzante. È un portinnesto di dimensioni minori, che però va bene per i terreni aridi. Si trova un compromesso e si cerca di utilizzare tutte e due. Tanto comunque questo portinnesto non crea nessun problema, dato che non è capace di autoriprodursi, di autorigenerarsi. Una volta che ha finito il suo ciclo, muore secca. Se lo si lascia come... Per cui io dovrei sempre prendere questi portinnesti? Ma questo dura, in condizioni ottimali, dura 30 anni. Va bene, però io tendo a non prendere... Dipende dallo spazio che lei ha a disposizione. Se ha spazio a disposizione, io ho spazio a disposizione, pianto su spero selvatico, su melo selvatico, e non ho problemi, durano 100 anni. Ma io stavo rispondendo a una domanda specifica tra gli ulivi dove non c'era molto spazio, credo. 6 metri non sono tanti diviso 2, sono 3-3. Già 6 metri, se un ulivo cresce, se li prende da solo. Ecco perché vai a infilare qualche cosa che non deve neanche durare tanto, perché se lì metti un albero che diventa grande e dura 100 anni, va in concorrenza con l'ulivo, poi ombreggia l'ulivo. Allora è utile mettere l'albero, come mi diceva la signora, in uno spazio ridotto, tenerlo 20-30 anni. E poi, intanto che l'ulivo continua a crescere, l'albero finisce il suo ciclo e lo spazio sarà occupato tutto dall'ulivo. Perché l'uliveto probabilmente era stato piantato con la visione che doveva rimanere solo uliveto anche quando gli alberi erano grandi, senza toccarsi e senza andare in concorrenza tra loro. Quindi quella lì è un sistema di produzione intermedio nel tempo, che è utile farlo, come tale quale si faceva una volta che sotto gli ulivi si seminava. No, no. Non riesco a capire. Un albero di ulivo ha bisogno di una schiena. Sì, per questo io ho chiesto che età avevano gli alberi, quanto erano grandi. Io ho dato una risposta specifica a una domanda specifica, come una ricetta medica. Scusate la presunzione. Perché questi problemi sono molto personali e molto specifici. Se gli alberi sono già grandi e hanno già coperto tutto lo spazio, non avrei detto che sotto si poteva mettere niente. Ma lì no, erano alberi di 40-50 anni, significa che sono così e non hanno coperto tutto lo spazio. Si può ancora aggiungere qualche cosa, ma consigliavo qualcosa che non durasse tanto. Però comunque intanto raccogliamo della frutta. Per non avere solo uliveto, quella era la domanda, per non avere solo uliveto cosa si può aggiungere? Si può aggiungere un'infinità di piante di dimensioni medio-piccole. Questa è la risposta, da frutta, di tutte le varietà, a seconda della quantità di suolo che c'è sotto gli ulivi, perché dipende dalla profondità del suolo. Sì, scusami. Okay. Tornando al melograno di prima, sì. Siccome portare il melograno alberello è una forzatura, quello è un arbusto, sì. E vuole sì. Essere un arbusto, se uno c'ha spazio e lo lascia andare ad arbusto, sì. Non cambia tanto la fruttificazione. Se hai spazio, lo lascia andare al bosto, non cambia tanto. Impiega la fruttificazione. Solo... No. Impiega solo infatti... un po' di tempo in più per formare, per dare un equilibrio a tutti i suoi polloni che metterà. Perché metterà tanti polloni per chiudere la parte basale del tronco con l'ombra. Siccome che è un arbusto di ambienti molto aridi, è abituato a coprirsi completamente di rami, di foglie, fino a terra... E questi polloni da terra dovranno crescere abbastanza da diventare rami, dovranno comportarsi da rami. Non accettano subito loro stesso di comportarsi da rami, tendono a comportarsi da albero e qualcuno si infila tentando di prevaricare sull'albero principale. E c'è un po' di squilibrio.
Quando la pianta raggiunge un suo equilibrio, che sa lei quando è il momento, fruttificano tutti quanti e stanno a posto. Per cui mi ritarda solo un po' l'inizio della fruttificazione. In che misura? Cioè, stiamo parlando di 5 anni dopo, di 10 anni dopo, di 20 anni dopo? Non ti posso dare una misura precisa perché dipende dalle cure colturali che riceve l'albero. Se nelle cure standard l'albero viene piantato e viene coltivato con irrigazione, dopo 3-4 anni deve cominciare a fruttificare. Però in foggia di albero, Di albero. In forma di pollone, anche se viene curato, irrigato e quant'altro, ci impiegherà forse il doppio. Okay. Quindi si tratta anziché di 4 anni, 8. Pressa poco. Okay. È un tempo indicativo, perché poi dipende dal suolo, dai nutrienti. Però, no, non sono dimensioni eccessive, ma tempi al limite, sono tempi doppi. Da 4-8 anni. Sì? Domande? No, ok, a posto. Allora, continuiamo con costi e vantaggi dell'agricoltura naturale. E costi e vantaggi erano anche quelli di cui abbiamo parlato finora, a proposito delle nostre varietà. Un approccio più naturale verso le produzioni agricole sta diventando sempre più fondamentale per la qualità dei nostri alimenti. Un tema su cui riflettere, forse noi già riflettiamo anche troppo, perché a me la cosa che dispiace è che ci sono persone che hanno troppo a cuore questi problemi e persone poi che invece non le considerano neanche come problema. Per noi forse è anche dato per scontato che tutto quello che mettiamo sulla nostra tavola viene dall'agricoltura, non ci si pensa. Io mi trovo spesso con questo problema a partire da qui nelle scuole, perché nelle scuole tutto ciò che sta sulla tavola dei ragazzi, dalle merendine al pane o alla pasta, per loro viene istintivamente dal supermercato. E sembra una barzelletta, ma è vero quella cosa che si chiedeva a dei ragazzi da dove provenisse il latte, e alcuni ragazzi risposero dalla Coop, cioè dal supermercato più vicino casa. Purtroppo è vero, cose del genere mi sono capitate a domande molto ingenue, dico del tipo: quanto tempo ci vuole produrre il pane? E ho risposte del tipo di alcune ore e minuti, nessuno considera il tempo biologico per far crescere il grano fino a che arrivi al pane. Una volta i contadini dicevano: per avere il pane devi aspettare di seminare, se ne parla l'anno prossimo per avere il grano e quindi il pane. Oggi questo ciclo è stato completamente dimenticato, il pane lo si ottiene in pochi minuti. Ma non è così. Quindi è un tema da riflettere, specialmente perché poi va ad incidere sulla qualità dei nostri prodotti. Considerando che la tavola si apparecchia quindi 2-3 volte al giorno, per tutti i giorni della nostra vita si può desumere che gli alimenti sono per noi di vitale importanza, subito dopo l'ossigeno. Anche questa è una considerazione che sembra piuttosto banale, ma viene bistrattata, perché non si considera e non si dà per scontata e non si dà importanza a quello che otteniamo con troppa facilità. È giusto ottenerlo con facilità, è giusto che il pane costi un prezzo accessibile a tutti, però non è giusto, insomma, dimenticarsi che questi prodotti vengono da quella roba che parlavo il primo giorno, dal suolo, dal terreno. Non è giusto che i ragazzi, se si sporcano con un po' di terra, mi dicono che schifo, perché io gli dico: la terra non fa schifo, la terra bagnata con l'acqua diventa fango, ma non fa schifo, è solo terra con fango, basta. Può esserti anche sporcato, ma non è una cosa schifosa, perché i termini purtroppo vengono usati come sinonimi senza valore. La terra, dicevo il primo giorno, la teniamo sotto i piedi, non diamo tanta importanza, però la terra è quella che ci permette di vivere, tutto quello che abbiamo detto nelle lezioni precedenti. E non puzza. Allora, questo titolo era quello che ricordava di mostrare il PDF precedente. Queste foto invece sono delle foto di varietà di frutta di mia produzione. Questa l'avevamo già vista ieri e mi pare forse anche... No, questi fichi sono una novità. Qua ci sono 4 varietà di fico: il panaché, il dottato, che è quello lì che si usa per fare i fichi secchi, il triano, quello verde con la polpa rossa, e il natalino, che matura a novembre e in alcuni casi arrivava anche a dicembre. Siccome il mese di dicembre in dialetto è chiamato mese di Natale, e si chiamava natalino. Se non ci sono gelate, è l'ultimo a maturare, e ha la buccia nerissima e la polpa è bianchissima dentro, con un sapore molto particolare anche quello lì. E quindi la caratterizzazione nutrizionale potrebbe costituire un ottimo elemento di valorizzazione anche per le cultivar autoctone. La caratterizzazione nutrizionale era lo studio precedente che vi ho mostrato. Serve a valorizzare queste varietà perché sono importantissime, sono pregiate e non vanno assolutamente perse.
Io consiglio sempre chi ha un po' di terra con delle varietà come quelle che ho visto stamattina di preoccuparsi prima, al più presto, di riprodurre le proprie varietà. Riprodurle significa che se hai un albero vecchio, morente o grande, anche se hai un solo albero e sta bene, innestane subito un altro, lì vicino, da qualche parte, nel giardino del tuo amico. Io alcune varietà le ho regalate, le ho scambiate e poi le ho perse. Le ho riprese e riottenute perché le avevo condivise. Non è un segreto tenere una varietà per sé e nasconderla sotto il letto, perché poi la perdi e non ne hai più. E queste varietà avevo fatto molta fatica a trovarle e non le avrei potute più ritrovare perché gli alberi da cui le avevo prese erano seccati. Le ho conservate perché c'era qualche amico che aveva avuto la bontà di voler innestare anche lui quelle varietà. Altri studi che ci sono stati anche sul pomodoro. Il pomodoro ha un maggiore contenuto di carotenoidi e vitamina C e la cosa importante è che questo maggiore contenuto di vitamina C e carotenoidi si conserva anche nel prodotto trasformato, cioè nelle salse e nelle conserve. Quindi è interessante la valorizzazione di queste varietà, di questi sistemi di coltivazione, perché comunque quella quantità di nutrienti si conserva nel prodotto trasformato, quindi anche nelle marmellate. La nostra marmellata fatta con le mele piccole piccole, con le ciliegie tutte bacate, rovinate, sarà sicuramente più ricca di sostanze nutritive di quella commerciale. E ci sono degli studi e non sono io che dico queste cose. Allora, l'agricoltura convenzionale invece, sempre facciamo il pro e il contro, mettiamo su una bilancia, ognuno sceglie, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non ci sono costrizioni, non ci sono obblighi, ci sono da parte mia soltanto degli inviti a provare. Provate, fate questo, provate, fate quest'altro, vedete cosa vi conviene di più. Cosa comporta l'agricoltura convenzionale? L'uso di sostanze chimiche sempre più potenti e estranee ai cicli naturali. È sicuro, le aziende agricole in questi problemi già ci sono affondate fino sopra i capelli. Ogni anno devono usare concimi diversi, concimi più potenti, guarda caso anche concimi più costosi, perché sono delle novità, costano di più. Costi economici quindi elevati per l'acquisto di sostanze chimiche, che si allaccia al numero 1. Poi 3, dipendenza degli agricoltori all'acquisto di sementi e prodotti chimici correlati. Guarda caso, il divertimento dell'agricoltura moderna, divertimento tra virgolette perché è una perversione, è quella di produrre piante resistenti a certi diserbanti, che vai a vedere un po', chi produce le sementi produce pure i diserbanti. Alta quantità di produzione, grande vantaggio, si lavora tutto questo per un solo punto, per l'alta quantità di produzione, in quintali, la resa, quintali, non fa niente se produci robaccia, l'importante è che fai quintali, a discapito degli altri punti, come anche bassa qualità dei prodotti, compresi i residui tossici, che ci sono e restano. Non ci sono dubbi, non ci sono studi che possono smentire tutto questo, perché semmai ci sono solo studi che confermano che nella frutta trattata in modo sregolato, senza controllo e senza tanto pensarci, i residui tossici rimangono, sia se a livello industriale e sia se è un giardino di 4 metri quadrati. Quello che butti ci trovi. A seconda quando ce ne butti, tanto ce ne trovi. E sembra anche normale perché è istintivo pensare così. Allora, altra problematica che in questi giorni era già venuta a galla sono i diserbanti. I diserbanti si chiamano anche erbicidi, però guarda caso non è diffuso il nome erbicida, ma è diffuso il nome diserbante, perché diserbante è più dolce da dire, più diserba, non uccide, erbicida uccide. Già il nome è stato domesticato, ma l'effetto è lo stesso, sono la stessa cosa, sono due sinonimi. Sono sostanze utilizzate per distruggere o danneggiare le piante. E sappiamo bene gli effetti, sappiamo forse già anche tanto, magari mi dispiace se vi darò delle indicazioni in alcuni punti magari scontate, però vi posso dire che distruggere le piante con perversione non è una pratica salutare neanche per il proprio spirito, perché chi distrugge le piante con l'erbicida è un po' come chi spara su degli animali. È una perversione che chi lo fa si sente di dominare la natura, ma dentro ha qualche problema comportamentale.
scusatemi, ma purtroppo io la vedo in questo modo, perché dico, cavoli, le piante non sono erbacce infestanti e malerbe, fanno la fotosintesi. La pianta più brutta e più schifosa, tra virgolette, che ci possa essere, sta facendo la fotosintesi, sta facendo ossigeno. Quindi già gli dovresti dire grazie che ti fa l'ossigeno ogni momento. Poi, se ti dà fastidio che compete con le tue piante, ci sono tanti sistemi. Un trattore con una trincia va benissimo, un decespugliatore va benissimo. Cioè, la materia organica contenuta nella pianta non va disintegrata con un veleno che ammazza a te, la pianta e tutti quelli che ci stanno appresso. No, la pianta va tagliata, va trinciata, può anche essere dominata, ridotta a trinciato, ridotta a piccole frazioni che arricchiscono il terreno. Ma se la vai a distruggere con quella sostanza lì, significa che avveleni il terreno sopra e sotto. Chi lo distribuisce deve usare dei sistemi di protezione e non sempre sono efficienti. Dicevo già prima, non è manco facile lavorare con le mascherine sotto il sole e con il caldo e con la polvere e tutto il resto. E poi i terreni vengono sterilizzati. Io stamattina ho visitato un altro dei tanti terreni che già avevo visto qua intorno, sterilizzato fino, mi pare, quando... Salvatore, dov'è? Sì. Ah, quanti anni fa? Quattro anni fa. Fino a quattro anni fa era stato sterilizzato con i zerbani, ancora ci sono delle chiazze in cui non cresce niente. Cioè, è pazzesco. Ridurre un terreno che non ci cresce niente, neanche le erbacce, io mi preoccupo, perché significa che quella chiazza di terreno è diventata come la luna. Non c'è possibilità di forme di vita. Eppure i semi ci cadono, intorno ancora ci sono le piante che crescono. Però ci sono delle chiazze che fanno fatica. Probabilmente quelle chiazze sono delle concentrazioni, dei punti di accumulo, dove sostanza ce n'è andata un po' di più. E si sta facendo tanta fatica a far crescere qualche cosa. Però le tracce ci sono, una parte di quelle sostanze ci sono, ci vuole molto tempo per eliminarle. Io gli erbicidi, i diserbanti, li considero un po' come le radiazioni nucleari. Cioè, sono difficili da eliminare. Non si vedono, ma ci sono e sono difficilissimi da eliminare. Non per fortuna a quel livello, però comunque è da preoccuparsi se su un terreno si è riusciti a sterilizzarlo tanto da non far crescere nulla. Perché la capacità di rigenerazione del suolo è fortissima e lo sappiamo bene, perché non basta un passaggio col diserbante ad uccidere tutto. Però se si insiste si riesce a sterilizzare. Sterilizzare pure il suolo, insomma, è una cosa tragica, non è una cosa bella che poi sotto questi alberi non cresce niente. Tra l'altro io sto facendo delle associazioni, non ho tempo di fare studi, non ho possibilità di fare studi profondi, ma sto facendo un'associazione su un problema che è quello dovuto alla moria degli ulivi del Salento con i trattamenti da pesticidi. La mia considerazione, questo è l'argomento che ne parleremo credo nell'ultima lezione, ma la mia considerazione è che se il terreno viene avvelenato per troppi anni, la pianta va sotto stress. Se la pianta è sotto stress, basta una sciocchezza, tra virgolette, una sciocchezza come un batterio, quello lì che ha attaccato gli ulivi, e te li fa fuori. Poi si va a combattere il batterio, si va a combattere il fungo, si va a combattere quello e quell'altro che stanno sopra, ma non si guarda mai sotto i piedi. Non a caso stamattina, ma anche in altre occasioni, mi capitava di vedere degli alberi e mi si chiede cosa c'ha quest'albero. E io sempre guardavo a terra e qualche volta non era facile, però guardando e riguardando il problema si scopriva sempre che viene da sotto, viene da sotto, viene da sotto. Arature che hanno spezzato le radici, coltivazioni intensive e poi mollate di botto, l'albero è stato squilibrato perché era stato abituato ad essere trattato e poi non è stato più trattato, e urti da lavorazioni, urti meccanici con gli attrezzi, insomma problemi di ogni tipo, funghi entrati anche della potatura qualche volta, insomma l'albero è stato trattato in una condizione, è stato messo in una condizione troppo artificiale, che alla fine, se questa condizione è troppo artificiale, come una campana di vetro, la togli, l'albero si ammala subito, in pochi anni. Deperisce, può morire o può essere colpito da qualsiasi batteriosi, qualsiasi altro problema. Una domanda. Invece... Sì. Il così chiamato Roundup, ora fanno di nuovo generazione, sì, per 15 giorni, dopo diventa azoto, tutta questa leggenda. Speriamo. È vera? Come, sì. No, io non ci credo proprio, perché quel po' di chimica che conosco mi dice che quelle molecole
non diventano molecole di sostanze naturali, diventano altre molecole di altre sostanze che in natura non entrano da nessuna parte, vanno a dare solo fastidio, passano da un vivente all'altro, cosa pure complicata e pericolosa, ma non diventano azoto. Altrimenti avremmo fatto la fabbrica dell'azoto, non ci sarebbe bisogno più delle leguminose. No, non ci credo, perché dietro questi prodotti c'è una spinta commerciale ed economica molto potente. C'è una spinta economica, c'è un guadagno troppo grande, per cui basta pensare solo una cosa, che il primo erbicida che è stato fatto al mondo era stato utilizzato per defogliare le foreste tropicali e distruggere le piantagioni di coca in Colombia, di cocaina. Coca è la pianta. Quindi era stato utilizzato solo per far male. E poi sono stati fatti altri erbicidi, altri defoglianti, ne troveremo anche un altro, tra l'altro, che è stato usato nella guerra in Vietnam. Che ci sono ancora le tracce oggi. Oggi dicono di aver fatto quelli ecologici. Io non ci credo. Davanti al dubbio, direi che, come la situazione della potatura, davanti al dubbio e alla possibilità di sbagliare, è meglio non operare con queste sostanze, finché è possibile, finché abbiamo la possibilità di avere delle alternative, come avevo detto prima, anche a costo di sacrificare un po' di più i costi. Quel costo, a proposito di costi e vantaggi, no? Che era il titolo di questa lezione, il costo che oggi paghiamo in più per il trattore a macinare l'erba, quel costo lì, è un vantaggio che ritroveremo nel futuro. Perché se oggi risparmi 100 euro e li metti in tasca perché vai col diserbante e non vai col trattore, quei 100 euro ne hai perso 10.000 dal terreno quando l'hai sterilizzato. Perché poi ti dicevo nei giorni precedenti, quando ti vale alla fine sto terreno sterilizzato? Che non ci cresce neanche l'erba selvatica? Hai risparmiato 100 euro, ma ne hai perso 10.000 di valore del terreno. Di valore del terreno vivo. Poi mi rendo conto che c'è il valore industriale, il valore edilizio, dico io ci faccio il capannone, non mi interessa, ok, un altro paio di maniche, però i capannoni non è che si possono fare dappertutto e poi li affitti, non è che ci puoi fare le case dappertutto e poi li affitti, per quanto si voglia costruire e valorizzare un terreno c'è sempre una porzione di terreno di cui avremo bisogno per l'alimentazione, perché sotto i capannoni e nei terreni fatti a piazzale non è sempre si può fare agricoltura e noi dipendiamo dall'agricoltura in ogni caso. Dicevo, gli erbicidi più comuni sono composti chimici di sintesi, sono detti xenobionti, ossia chimicamente estranei, disaffini ai composti naturali, naturalmente presenti negli esseri viventi. Ecco perché dicevo non mi fido. Xeno significa estraneo, bionti alla vita, sono estranei alla vita, non sono molecole che entrano a far parte di nessun essere vivente. E se si trasformano, restano sempre xenobionti, estranei. Questi estranei spesso si comportano da veleni, semplicemente. Ecco perché il danno a noi, alle cellule, agli animali, alle piante, sono veleni. Il corpo non li riconosce come utili e dice cos'è sta roba? Non è utile, non la posso eliminare, si accumula nel fegato, nei reni, da qualche parte ed è un veleno alla fine, quando si somma poi l'effetto. E tutto dipende dalla quantità. Loro giocano sulla quantità per peso, come le medicine, somministrare un determinato medicinale in base al peso del paziente, in base all'età. Il diserbante a noi sembra che là per là, o il pesticida, l'insetticida, sembra che là per là non ci fa niente, perché noi pesiamo talmente tanto rispetto alla concentrazione necessaria per uccidere gli insetti, che a noi ce ne vorrebbe un boccettino, agli insetti basta una molecola. Solo che l'insetto vive una stagione, si toglie il pensiero, lo togliamo di mezzo, non dice niente. Noi invece viviamo molto di più e possiamo accumularle queste sostanze. È lì il problema, nel nostro accumulo. Che anche perché poi vengono da fonti diverse. Non le becchi nel grano, sulla farina, e te le becchi sulla frutta, e non le prendi sulla frutta e le ritrovi nel latte. Insomma, non si finisce più. E in questi termini che si pone il problema dell'impatto, eccolo qua, l'impatto ambientale dell'utilizzo di erbicidi in agricoltura. Ma non solo. Gli erbicidi sono impiegati anche per uso civile, addirittura se ne può citare l'uso militare, quello che vedremo tra poco è l'esempio dell'agente arancio. Uso civile, per esempio l'ANAS, diserba le strade come se fosse acqua fresca, tranquilli proprio loro, non gli interessa niente, non fa niente che poi quelle diventano delle micce incendiarie, quelle strisce bruciate, gialle, brutte sulle strade. L'importante è che per loro hanno mantenuto l'erba bassa a un costo basso. Lungo le strade, a proposito dell'ANAS, spero che magari da qualcuno da casa, pure un dipendente lontano dell'ANAS lo possa ascoltare queste parole, gli vorrei lanciare un messaggio come un invito.
per l'ANAS. Ci sono tantissime piante erbacee o piante comportamento nano strisciante che potrebbero essere piantate sulle scarpate stradali a rendere più belle, più ricche le nostre strade, a coprire con queste piante striscianti le scarpate stradali senza permettere la crescita di altre piante infestanti come quelle che loro chiamano erbacee. Quindi si possono mettere delle piante apposta, le metti una volta e durano per sempre. Mi riferisco per esempio ai ginepri nani, ginepri striscianti, crescono 30-40 cm di altezza e crescono striscianti, sono quelle utilizzate per i giardini rocciosi. Ne esistono di tante specie, di tante varietà, di tanti colori, per tutti i gusti. Si possono piantare dalle Alpi alla Sicilia a seconda delle varietà, a seconda delle specie, a seconda dei colori, e ci sono anche cotonaster striscianti, ci sono piante nane striscianti di ogni specie che combattono il suolo, ci crescono solo loro e non permettono la crescita di vegetazione in altezza. Si piantano una volta e non c'è bisogno più di tagliare niente. L'estate rimangono verdi. L'estate rimangono verdi, sì. Sono migliori, sarebbero consigliate anche più dell'oleandro, che spesso piantano l'oleandro e poi lo tagliano all'altezza del guardrail. Sì, dico, che cavolo lo piantate a fare, che poi lo martoriate in quel modo. Non ce lo piantate proprio. Non può fare neanche i fiori, perché è tenuto a metro, non fiorisce, rimangono solo quattro speroni là, tutti tagliati, tutti storpiati. Se non cresce su l'oleandro non serve a niente, dietro il guardrail è poi tagliato. Allora, a proposito sempre di pesticidi, l'agente arancio. Sta agente arancio era il nome in codice, hanno dato pure il nome in codice perché non lo doveva scoprire nessuno, tanto che era importante, e che l'ha usato l'esercito degli Stati Uniti come defogliante irrorato su tutto il Vietnam del Sud. Il Vietnam del Sud è quando l'Italia è del Sud, solo che ci sono foreste tropicali. Immaginate che roba che hanno combinato. In 10 anni, tra il 61 e il 71, e sotto quell'amministrazione là di Kennedy hanno deciso di fare così, perché dovevano stanare queste persone dalle foreste come si stanano le lepri dal bosco quando si deve cacciare, e basta. Poi nel 71 fu dismesso, ma tuttora è presente nel legno delle piante, addirittura è presente nel legno delle piante, perché le piante hanno perso le foglie, sono state in sofferenza, poi si sono riprese, hanno continuato a crescere, quelle che sono seccate l'hanno ripreso dal terreno, ecco perché questa porcheria rimane sempre lì, e adesso sta nel legno delle piante, che non sono utilizzabili. E quindi i suoi effetti sono persistenti nel tempo e inquinano la catena alimentare. Perché se stanno nel legno delle piante si inquinano anche gli insetti che rodono il legno della pianta stessa. L'insetto se lo mangia, poi l'insetto viene mangiato da qualche uccello, qualche animale e passa nella catena alimentare. Figuriamoci se arriva in agricoltura. E là ce n'è anche di agricoltura. Si scoprì che l'agente arancio ha come sottoprodotti delle diossine altamente tossiche. Eccola qua, quando si dice che poi si trasformano, sono biologici. Loro spacciano per biologico qualsiasi cosa si trasforma, si degrada. Non è più quella molecola dopo 15 giorni, dopo 3 ore. Ok, è biologico, si è degradato. Ma cosa diventa? Io non ci credo che diventa acqua fresca, né tantomeno azoto. Questo qua diventava diossina, che era peggio del diserbante. Figuriamoci, la diossina è quella storia che ogni tanto si sente quando bruciano la spazzatura da qualche parte in Italia o quando salta qualche industria. Agli erbicidi si sommava la contaminazione con TCDD. E tetracloro di benzopidiossina, rivenute responsabili di malattie e difetti alla nascita sia nella popolazione vietnamita che nei veterani di guerra statunitense. Pure i soldati, poveretti, hanno avuto questi problemi e c'erano solo passati là dentro. Si è anche scoperto che ha proprietà cancerogene che colpiscono principalmente le donne e teratogene che colpiscono, che portano malformazioni, mutazioni, quindi tumori. Ad oggi sono ancora decine le aree avvelenate del Vietnam con pesanti contaminazioni del cibo, del suolo, di sedimenti, sarebbe quindi pure delle rocce, e della fauna selvatica, che continuano ad esporre il popolo di Vietnam alle diossine e altri agenti cancerogeni. È una catena infinita. Dopo 40 anni ci sono i problemi tale quale come a prima. Non si è risolto niente, perché non c'è un macchinario, non c'è un prodotto che può essere irrorato ed elimina quello precedente. La cosa di cui mi preoccupa e mi spaventa è questa. La chimica permette di avere tanti vantaggi, però è come un cavallo imbizzarrito senza briglie, che corre e scappa senza controllo. I vantaggi cosa sono? Otteniamo un prodotto, questo prodotto si trasforma, diventa un veleno, rimane nell'ambiente, nessuno lo può togliere. Ma siamo matti, e viene proprio voglia di pensare che qualcuno si trova a cavallo di un cavallo senza briglie, imbizzarrito, e scappa senza controllo. Vengono fuori dei prodotti che poi non possono essere eliminati. Ma scusa, ho sentito che...
scusa se puoi aspettare un momento, ti diamo il microfono per le domande. A Taranto. A Taranto? Ci sono dei terreni che sono stati inquinati e adesso stanno seminando la canapa. Sì, per decontaminare, perché in quel caso si spera che la canapa poi venga utilizzata come fibre per le costruzioni o come fibre tessili e quindi imprigionando nei suoi tessuti quelle sostanze le libera dal terreno. Ma io sono sicuro di una cosa, che quello lì è un'ottima idea, un ottimo principio, ma non è completo quel principio e quell'idea, perché la canapa assorbe qualche sostanza, ma là intorno ce ne sono centinaia di sostanze. Sì, lì ci sarebbe bisogno, a mio avviso, di coltivarci una foresta tropicale di piante che assorbono tutte quelle sostanze che sono state sparpagliate. Se non ne riusciamo a togliere una dal terreno, figuriamoci dove sono decine. È un ottimo principio, è un'ottima idea, ben venga la coltivazione di qualsiasi cosa che aiuta a migliorare, però mi rendo conto che è un lavoro veramente immane. E il lavoro di recupero di queste zone, il lavoro di miglioramento di queste aree, io credo che sia superiore ai guadagni e ai costi che l'ILVA ha avuto in tutti questi anni. Quello è il problema. Anche se l'ILVA ha guadagnato 100, adesso costerà 10.000 ripulire il terreno. Le persone, la salute delle persone, quanto vale? Non ha prezzo. Quindi è inutile che l'ILVA ha prodotto e ha fatto miliardi per anni se poi ha ammazzato delle persone e altre purtroppo in futuro, perché quella roba c'è rimasta ancora lì. Ecco perché dico, i vantaggi da questi prodotti non bisogna innamorarsi, perché anche a me è capitato di pensare per un attimo i vantaggi dei riservanti, ma fosse che so io che so scemo, che dico solo fesserie e penso a queste stupidaggini, e se invece fosse vero il vantaggio? E si deve sempre continuare a mettere sui piatti di una bilancia e dire quanto può essere utile e quanto no, quanto può essere vantaggioso e quanto non lo è. È giusto confrontarsi, parlare, ben venga chi un giorno mi dimostra che queste sostanze sono biocompatibili, che diventano azoto o qualche altra cosa bella, ma credo che ce ne vorrà di parecchio di tempo. Intanto preferisco, almeno nel mio terreno intorno a me, io preferisco non spargere niente, perché se il valore di quella sostanza un giorno mi depaupera, mi distrugge il valore biologico del terreno, non ho risolto niente, che per qualche anno ho tolto l'erba. Ho tolto solo dell'erba, e che ho fatto? O che ho fatto della frutta più grossa e ho fatto qualche 100 euro in più. Purtroppo è una tragedia per chi lavora con le industrie alimentari, le industrie agricole che lavorano sui quintali, però le industrie agricole non ragionano con una visione del domani, loro purtroppo sono costrette ad avere una visione solo dell'oggi, nessun futuro, il terreno non lo considerano neanche di proprietà, senza nessun valore, anzi vale se produce di più. Se no, non produce, non vale. Quindi, insomma, i riservanti, ancora, sono principi attivi che colpiscono indistintamente le mono e dicotiledoni. Monocotiledoni e dicotiledoni è un termine che l'ho messo perché a volte può entrare in qualche meccanismo su qualche prodotto di questa roba. Spesso c'è scritto colpisce le monocotiledoni. Ah, uno dice, vabbè, colpisce solo quelle. Le monocotiledoni sono una quantità di piante enorme come anche le dicotiledoni. La differenza è che le monocotiledoni quando nascono fanno una sola foglia, monocotiledone, una sola foglia. E sono le graminacee per la maggior parte, ma anche le palme. Quindi palme, mais, grano, graminacee, gramigna, tutte queste piante che quando nascono fanno una sola foglia e hanno spesso le foglie sottili e lunghe con nervature parallele, sono monocotiledoni. Le dicotiledoni sono tutte le altre, quelle che quando nascono fanno due cotiledoni, tipo come i fagioli, i pomodori, i peperoni, ma anche i ciliegi e tutti gli altri. È una distinzione botanica, che è un diserbante, mi distingue quella cosa lì, non mi cambia proprio niente, è un veleno tale quale, non ammazza a ciccio, ammazza non a caio, qua ammazza a sempronio, ma siamo sempre lì. La fitotossicità può esplicarsi sull'organo a diretto contatto con l'erbicida o sui diversi organi, grazie alle capacità che certi composti hanno di traslocarsi con il flusso xilematico o fleumatico. Sembrano parole complicatissime, anche queste le ho tirate in mezzo perché sono delle cose che posso spiegare, perché sono magari delle indicazioni che stanno sulle etichette. E le etichette spesso sono fuorvianti, sono fatte apposta con termini tecnici che ti sembra che dicono che delle cose brutte sono belle, in realtà sono sempre brutte lo stesso. Significa che la fitotossicità, la tossicità
fito, cioè della pianta, la tossicità vegetale di questo prodotto, entra nel circolo della linfa della pianta. Xilema e floema sono i due circoli della pianta dove sale e scende la linfa, come le nostre arterie e le nostre vene. Lì significa circolo venoso e circolo arterioso, tale quale. La linfa passa in certe strutture per salire e in certe altre per scendere. Di solito per salire passa nel centro del legno, nella parte viva del legno o subito sotto la corteccia, e per scendere nel cambio che sta sotto la corteccia. Ecco perché quando si mette un legaccio intorno a un ramo dell'albero si ingrossa il ramo e non passano più i nutrienti. Il ramo poi o la pianta può rischiare di seccare. Come quando si crea una strozzatura su un arto con un legaccio troppo forte. Quindi la linfa può salire ma non può scendere se viene bloccata sotto la corteccia. Queste sostanze entrano in circolo all'interno della linfa e passano anche velocemente, come vedremo tra un po'. Entrano anche velocemente. Altra classificazione divide gli erbicidi in composti, antigerminello, preemergenza e post-emergenza. Ecco qua, queste sono altre caratteristiche con cui vengono distinti questi prodotti per dire no, ma quello non fa niente, brucia le piante solo quando stanno germinando. Non brucia le piante che stanno germinando, brucia pure tutti i batteri e tutti gli altri organismi che stanno lì in quel momento. E tutti gli altri che se ne nutrono li assorbono. Preemergenza che colpiscono allo stato di plantola, quando sono piccolini, addirittura antigerminello, prima che germinano. Quindi brucia i semi, figuriamoci. Questo brucia le piantine quando sono appena nate e queste qui invece dopo, quando sono già nate. Cambia niente, il risultato è sempre lo stesso. Perché sono sempre prodotti molto molto pericolosi. Eccolo qua, i tempi di azione di un diserbante. Uno qualsiasi, che potete trovare anche voi questi dati, significa che la resistenza agli erbicidi è studiata volontariamente, indotta in specie coltivate ai fini della produzione di piante geneticamente modificate. Il meccanismo perverso sta tutto in queste tre righe. Cioè, si creano delle piante geneticamente modificate facendoci credere che con quelle piante risolvono il problema della fame nel mondo. In realtà quelle piante servono solo a resistere ai diserbanti da loro stessi prodotti. E nient'altro. Perché? Le monocotiledoni, per esempio, sono anche il grano, ma allo stesso modo una monocotiledone è anche la gramigna. Se c'hai la gramigna nel grano, come fai a bruciare una monocotiledone sì e un'altra no? Soltanto se è OGM. Se il grano è geneticamente modificato, allora di sicuro non lo brucerai. Perché se usi il diserbante per le dicotiledoni, non si brucia né il grano né la gramigna. Se usi quello specifico, bruci tutte e due, allora l'unica strategia è fare una pianta resistente. E la cosa mostruosa che è uscita da quest'anno, che adesso faranno anche gli animali resistenti ai diserbanti. Ma lo vedremo più avanti. Allora, quindi fanno gli OGM che resistono ai diserbanti totali, eccoli qua, come glifosate, che consentono l'impiego di questi anche sulle colture in atto. Cioè anche se stai coltivando e la pianta già è bassa e grande, c'è un po' di erbaccia, la vai a bruciare e vai sul sicuro. Quindi si parla di OGM. In sigla sono GMRR, Roundup Ready o Roundup Resistant. Ho visto già i casini fatti da questa storia. Hanno fatto degli OGM resistenti, tipo il mais, e sono stati seminati. Questo mais OGM resistente ha fatto dei semi, è nato nel terreno, però l'anno dopo in quel terreno avevano messo la soia e nella soia è nato il mais. E sono passati di nuovo col diserbante, non ha ammazzato né il mais né la soia, perché il mais era resistente, e hanno fatto già dei casini, perché purtroppo i contadini non le possono seguire queste storie così psicopatiche, io le definisco psicopatiche, dovevano usare un altro mais che non era RR, resistente al Roundup, oppure un altro diserbante. Ma quelli avevano i prodotti che gli era rimasto l'anno prima, ha detto, ma ripassiamo con questo, togliamo il mais, alleviamo la soia. E non hanno bruciato né l'uno né l'altro, è rimasto il mais tutto mezzo rovinato, perché poi sto Roundup in concentrazioni elevate, comunque le piante le rovina, le bruciacchia, le fa crescere tutte storpiate, rachitiche, però non le ha eliminate e la soia allo stesso modo non è potuta crescere perché c'era il mais che le ha ombreggiate e le ha ostacolate. Tempi? Dopo 60 minuti la dose letale di Roundup è già entrata nella pianta, 60 minuti di azione. Eppure le piante sono lente, se gli dai l'acqua alla pianta che sta morendo per riprendersi fa una certa fatica, se gli dai il concime per farla crescere ci vogliono settimane e mesi per vedere gli effetti, gli dai il Roundup 60 minuti e si vedono. Cioè, ma ammazzarle si fa sempre prima, per farle crescere che ce ne vuole le piante.
60 minuti, in 15 minuti le macchie rosse poi diventano quelle al centro della foglia e poi colpisce tutta la foglia. Naturalmente poi gli effetti totali si vedono dopo, anche dopo qualche giorno, anche dopo, c'è qualche cosa più avanti, anche dopo 10-15 giorni. Qui c'è una foto che mostra un prodotto del genere che per sbaglio non è andato solo a terra ma ha colpito i rami bassi di un frutteto, in questo caso mele, e come vedete le mele sono state come se fossero scottate, bruciate, perché la mela non era OGM, aggiungo io. Purtroppo non è una battuta, ma la mela non era OGM veramente, perché questi prodotti, gli erbicidi totali, ce n'era uno, il glifosato, con brevetto scaduto nel 2001. Brevetto scaduto nel 2001 significa che adesso lo possono produrre anche gli altri, non è che adesso non lo produce più nessuno. Vedete come sono subdole le informazioni, sono sempre nascoste. Io mi diverto perché le vanno nascondendo sotto delle pietre e mettono le informazioni nascoste sotto una foglia a volte. Brevetto scaduto, dice vabbè è scaduto, quindi non lo producono più, a parte che ne avrebbero fatto altri 10 al posto di quelli, però adesso significa che lo producono anche le altre ditte, perché prima del 2001 lo facevano solo loro, era brevetto unico. Il glifosato, quindi diserbante sistemico di post emergenza, dopo che sono nate le piante, non selettivo, fitotossico per tutte le piante, e questo ci basta. Sono dati che si trovano ovunque, non sono invenzioni, non sono gli unici che esistono purtroppo. Credo che di questa roba ne sapete già, forse anche più di me. A differenza di altri prodotti, viene assorbito per via fogliare. Prodotto sistemico. Questa parola sistemica si usa anche per i nostri medicinali. I nostri medicinali sistemici significa che entrano in circolo. Si fa la puntura da una parte o si prende la pillola da una parte, ma va in circolo e arriva in tutti i punti del corpo. Alle piante allo stesso modo, è sistemico, arriva in tutti i punti del loro corpo, tanto che arriva addirittura ai rizomi, ai fittoni carnosi, arriva pure sottoterra. Questo perché c'era la mania di distruggere alcune piante, quelle che formavano una radice troppo profonda come le cicorie, oppure i rovi, oppure le canne, o le canne di bambù in alcuni casi, insomma, si è pensato bene di far arrivare questa roba in ogni parte del corpo della pianta fino a distruggerla. Viene traslocato. Dipende dalla concentrazione e dallo stato di vegetazione della pianta, perché se la pianta è in stato vegetativo ricca di acqua, sta crescendo, come la pianta sta crescendo, che è in vegetazione, se lo tira sotto riportandolo alle radici. Io non conosco le concentrazioni perché non ho mai usato questa roba, però credo che c'è scritto dietro l'etichetta la concentrazione da utilizzare, e dietro l'etichetta vi assicuro che c'è una concentrazione sempre più alta del necessario, perché l'industria tende a vendere quantità di prodotto maggiore per consumo e per essere sicura che l'effetto ci sia anche se trovi davanti un dinosauro, lo devi ammazzare lo stesso. Quindi la concentrazione è sempre superiore. Questo vale anche per i concimi, la concentrazione in etichetta è sempre superiore alla necessità, per essere sicuri che ci sia l'effetto. Però il prodotto in più non fa bene a nessuno, neanche al portafogli, nel caso che proprio vogliamo utilizzarlo. Quindi, attraverso, a differenza di altri prodotti, viene assorbito per via fogliare, entra dalle foglie, ma successivamente viene traslocato in ogni posizione della pianta per via prevalentemente floematica. Per via prevalentemente floematica significa attraverso il circuito del flusso della linfa nel floema, cioè nel suo sistema di nutrizione. Quindi è in grado di devitalizzare anche gli organi di conservazione e ipogea delle piante selvatiche come i rizomi, i fittoni carnosi, eccetera, quello che si trova sottoterra. E anche in questo caso, per piante tanto aggressive e tanto feroci che devono sconvolgere la nostra vita, non c'è bisogno di mettere una cosa del genere, è sempre il solito problema dei costi e dei ricavi. Hai, che so, delle canne che fanno dei rizomi, si impinano sottoterra e non riescono in nessun modo ad essere distrutte. Bene, io avevo sempre su quella pagina di Facebook, ho avuto contatti con delle persone che chiedevano come distruggere la canna di bambù. Sì, delicate, beh, basta spezzarle passando con i piedi, fai track. Spezzi il germoglio, la pianta lo prende come un'offesa, ma proprio un'offesa seria, non ricaccia subito e non ricaccia niente. Se ricaccia dopo, che la temperatura diventa più calda, diventa più piccola. Quindi l'altro piccolo passettino, spezzi pure quell'altro germoglio. Se la rompi quando sta per uscire, anche con i piedi, la canna di bambù non esce più e neanche le altre canne. Quindi se le spezzi e le tagli col decespugliatore nostro solito, con un falcetto, qualsiasi cosa, nel momento delicato,
la pianta veramente torna indietro, rimane veramente distrutta e non esce. Poi il bambù non è tanto aggressivo, è molto più complicato il rovo. Il rovo è quello che fa le more. Sì, già quello è più complicato perché oltre a tagliarlo ricaccia piantine piccole che sotto i piedi non si spezzano e là devi andare a rimuovere anche uno strato di terreno tirando le radici al sole e poi dopo devi insistere. Per esempio un diserbante naturale potentissimo, ma non lo consiglio perché è veramente pericoloso, sono le capre. Mettete una capra in un punto in cui ci sono rovi e vedete i rovi che fine che fanno. Distruggeranno pure gli uliveti poi, però i rovi sicuro non escono più. I conigli, le galline, conigli, galline e capre sono dei diserbanti che secondo me andrebbero venduti col patentino. Non tanto, ma abbastanza. È già un diserbante di classe media. Ma per i rovi può essere giusta questa teoria che io non so, volevo provare, sì, ovvero tagliare sempre affinché poi l'erba che cresce ti sì, occupa ottimo, poi. Va bene, sì, o sì, non sì, è sì, vero. Va benissimo, ah, perché tagliare sempre e soprattutto dopo il primo taglio, se puoi passare con una fresa e smuovere e tagliuzzare le radici. Se puoi fresare, che non ci sono rocce, fresa anche il terreno dopo il primo taglio. In questo periodo, tra l'altro, maggio, giugno, andrebbe bene tagliare e fresare, in modo che le piantine che escono poi siano più piccole. Puoi aiutare la copertura fresando e seminando leguminose di copertura totale, come la sulla o la veccia o altre leguminose che si espandono sul suolo e coprono tutto. Ok, grazie. Però quelle poi nasceranno in autunno, quindi fino in autunno magari al limite avrai il grande costo di fresare un'altra volta prima della semina. Perché se in agosto dovesse esserci una pioggia, bastano poche gocce d'acqua, qualche radice più profonda, la piantina di rovo ricaccia e sarà alta 10 cm. La fresi di nuovo, metti la copertura di piante utili, diverse, e in primavera non usciranno più perché sarà tutto coperto da queste piante qui. Le avrai ridotte. La lotta con queste piante si gioca sul tempo a chi la dura di più. Non è che si deve passare una volta, sterilizzi tutto e te ne vai. In agricoltura mi piaceva quello che ha detto prima qualche amico quando diceva che noi in agricoltura ci stiamo troppo tempo. Sì, bisogna starci molto tempo, troppo tempo, perché se ci stai tanto tempo, vedi le cose come vanno, hai tempo di riflettere e hai tempo di risolvere il problema con metodi molto più pacifici. È la fretta che spesso ci porta a fare delle scelte, insomma, discutibili. Ancora diserbanti. C'è un esempio di sotto un ulivo che è stato diserbato. Mi scusate che non si legge bene qua sopra. Eccolo qua, però si legge qui. 5 mesi dopo il trattamento. Per qualsiasi agricoltore dice, ah che bello, dopo 5 mesi non è nato ancora niente. Io dico, che disastro, dopo 5 mesi ancora non nasce niente. Significa che il prodotto è veramente stata una bomba atomica. A Hiroshima è successa sta cosa. L'assorbimento del glifosato avviene 5-6 ore, il disseccamento della vegetazione è visibile anche in genere dopo 10-12 giorni. Perché purtroppo in questi 10-12 giorni la pianta ha assorbito la sostanza, ma non è ancora seccata, perché queste sostanze agiscono nel loro circolo di nutrizione delle piante e ne bloccano la nutrizione. Per cui la pianta colpita rimane 10-12 giorni che non si può nutrire. Non potendosi nutrire, la pianta resiste, poi muore, come se fosse costretta a morire di fame, rimanendo su se stessa. Eccole qua, che il glifosato contiene un chelante che significa immobilizza i micronutrienti critici rendendoli indisponibili per la pianta. Ne deriva che l'efficienza nutrizionale e genetica delle piante ne viene profondamente compromessa. Se non si nutre, la pianta alla fine muore di fame. La tecnica di far morire di fame la pianta potrebbe anche essere una cosa accettata, però il problema è la sostanza che rimane lì a far morire di fame pure tutti gli altri che ci stanno intorno, compresi i batteri. Effetti del glifosato sull'uomo. Un nuovo studio portato avanti da 2 scienziati americani sostiene che un maggior uso del glifosato potrebbe essere la causa della crescita di casi di celiachia, intolleranza al glutine, ma anche alla sindrome dell'intestino irritabile. La celiachia, intolleranza al glutine, mi viene da pensare, e invito a riflettere, che non è una cosa tanto strana col glifosato, perché se il glifosato viene usato sulle graminacee, il grano è una graminacea, sarà pieno di glifosato. Ecco perché poi noi abbiamo qualcuno con intolleranza al glutine. Non è il glutine il problema, è che quel glutine è pieno di quella robaccia.
la causa scatenante è stato il glifosato. E poi dopo si diventa intollerante al glutine, non ci si può più mangiare neanche una pizza in santa pace, neanche dei biscotti e tutti i problemi che ne conseguono. Purtroppo è stato scatenato da qualche altra sostanza. Uno, può essere glifosato. Due, possono essere anche altre sostanze. Tre, può essere anche per motivi genetici. C'era qualcuno in famiglia, è stato un problema genetico, è stato trasmesso. Però, insomma, abbiamo già tanti guai da soli, non c'è bisogno che ce ne andiamo a prendere altri con sta roba. Quella è la morale della favola. Un gruppo di scienziati dell'OGN britannica, Earth Open Source, ha diffuso recentemente un rapporto secondo il quale un diserbante più utilizzato al mondo sarebbe causa di malformazioni genetiche nei feti degli animali da laboratorio. Ecco, l'hanno provato sugli animali da laboratorio nel 2011, pochi anni fa, e hanno scoperto che comunque il diserbante più usato al mondo malformazioni ne fa e come. Lì animali da laboratorio significa alte dosi in breve tempo e l'effetto si vede subito. Secondo quanto emerso da uno studio revisionale su oltre 100 ricerche condotte dagli scienziati della Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia, in collaborazione con il Centro Parkinson, Istituto Clinici Perfezioni del CCC di Milano, la malattia Parkinson potrebbe essere associata all'esposizione a pesticidi, diserbanti e insetticidi. Tutte queste malattie strane che c'erano ma adesso aumentano, e guarda caso sono innescate anche da questi prodotti. Cioè è come se noi vivessimo su un orologio, una bomba all'orologeria, dove ci sono tanti pericoli, tanti problemi, e poi questi problemi li facciamo venire fuori innescandoli, accendendo la miccia. Accendendo la miccia significa utilizzando queste sostanze. Utilizzando o ritrovandocele inconsapevolmente, perché non è che siamo tutti agricoltori scellerati, però purtroppo tutti dobbiamo mangiare, tutti dobbiamo comprare qualche cosa da mangiare, e rischiamo di assorbirli da ogni parte. Ancora, gli effetti del glifosato sull'uomo. Un altro studio degli Stati Uniti ha verificato che l'esposizione ai pesticidi è anche responsabile di un'altra serie di disturbi, come riniti, raffreddore e naso chiuso, cioè le allergie. Cioè, pur una stupida, tra virgolette, banale allergia, è venuta fuori da questa roba. Le allergie possono venire anche per inquinamento, traffico e quant'altro, esposizione a sostanze chimiche diverse, chi lavora per esempio purtroppo in una fabbrica di vernici senza protezioni, chi fa il carrozziere, qualsiasi cosa, però anche questa roba contribuisce. Uno studio universitario condotto da Greenpeace, eccetera, eccetera, dimostra che il glifosato è causa di cancro, malformazioni neonatali, squilibri ormonali, malattie neurologiche, come il Parkinson, detto prima, e risultati uguali si sono evidenziati anche in studi dell'Università del Canada, che sono istituti diversi, lavorano per conto loro, però ogni tanto si rendono conto che hanno fatto le stesse scoperte. Allora qualche cosa c'è da pensare, cioè non possono essersi messi d'accordo tutti a dire che questa roba è brutta e tutti d'accordo che questa roba è buona. Uno studio svedese, sempre pubblicato invece nel 99, dice che c'è la connessione tra il glifosato e il linfoma non Hodgkin, altri tumori del sangue terribili e fetenti. Una raccolta di studi di ricercatori internazionali su Roundup e The Beard Effect, pubblicato su questa rivista, qua si chiama Terra Open Source, nella quale evidenzia gli effetti teratogeni del glifosato e le interazioni negative sul sistema riproduttivo. L'esposizione all'erbicida è inoltre correlata a un aumento dell'incidenza di linfomi come quello di prima, non oggi. Poi in Italia, un'altra curiosità, insomma, che questo non lo sapevo neanche io, l'ho trovato, perché diamo per scontato certe cose. In Italia si hanno almeno 3.000 casi di intossicazione acuta da pesticidi all'anno. Si hanno ogni anno, sì, c'è scritto ogni anno 3.000 casi. Questa intossicazione può essere diretta tra chi lavora con questi prodotti e accidentale di chi non lo sapeva ma ci va dopo. Per esempio, sulle fragole e su tanta frutta vengono passati questi prodotti e poi vanno gli operai il giorno dopo a raccogliere. E molti operai sono di quei 3.000 lì. Intossicazioni gravi, intossicazione acuta, vanno all'ospedale, hanno dei danni, una settimana, un mese, due, però comunque quei danni poi non è che vengono eliminati completamente, quelle persone avranno sempre un sacco di problemi latenti. E l'uso di mascherine, purtroppo, ritorniamo al problema di prima, non è facile, non basta che dietro un'etichetta ci scrive utilizzare i mezzi di protezione adeguati. Si sono lavate le mani, la Ponzio Pilato, non è che devi usare la mascherina, tu non te la metti, sono fatti tuoi. Sì, vagliela a dire come usi la mascherina sotto il sole a 40 gradi con la polvere e con il sudore e con il caldo. Eccoli qua, sembrano astronauti. Purtroppo non tutti, e lo sappiamo bene, lavorano come astronauti. Mi è
sorrido perché lei diceva gliela dire a quelli di mettersi la mascherina. Io sorridevo perché pensavo, vagliela dire ai consumatori di non comprare tutte quelle fragole. È lo stesso problema. Per questo siamo qui, signora, per questo cominciamo a parlarne, perché qualcuno comincerà a dire, oh, ma forse c'è una differenza, perché per noi, per me, è già un grande passo avanti aver fatto questo incontro, è già un passo grandissimo che ci siano tante persone ad ascoltare e altre che stanno a casa su streaming, è un passo enorme che la Regione Puglia ha permesso questo, significa che c'è sensibilità d'inizio. E tutte le storie devono avere un inizio per avere una prosecuzione. Se oggi non fossimo qua, ognuno era a casa con i suoi problemi, forse non era la stessa cosa. I confronti, i dialoghi, gli incontri servono a questo, a promuovere lo scambio di idee e a sensibilizzare chi forse ancora aveva qualche dubbio. Non è una lotta facile, perché se fosse facile non sarei io qua, l'avrebbe già fatto qualcun altro. Però è importante che ce ne siamo in tanti a pensarle in un modo simile e a porci delle domande. Certo che è complicato. Quella, signora, ne parlavamo nei giorni precedenti, quello che lei ha accennato, è la moda culturale, è la cultura alimentare che è difficile da cambiare, perché nella nostra cultura alimentare è difficile togliere certi prodotti solo perché sono trattati, però se ne può limitare l'uso. Se può dire, ma questo prodotto io ne ho proprio necessità, bisogno di utilizzarlo adesso. Forse non ne ho tanto bisogno. O forse ne posso limitare il consumo, anziché mangiarne 4 kg di fragole all'anno, forse basta uno. Tanto il ferro e le altre sostanze che stanno nelle fragole si possono usare da qualche parte. Faccio un esempio per le fragole, perché per il fatto che dicevamo che non possono essere neanche sbucciate, anche se questi prodotti sono sistemici, quindi puoi sbucciare pure il nocciolo, ma stanno pure fin dentro i semi. Bisogna cominciare e avere fiducia, perché se non si inizia non si va da nessuna parte. E non bisogna neanche arrendersi dicendo, ma noi qua siamo 10 persone, saranno 50 persone, 10 persone e tutto il resto saranno 1 milione che usano il diserbante. No, non è così. Qualsiasi cambiamento, qualsiasi rivoluzione, piccola o grande, che è stata fatta al mondo, mi permetto di dire senza presunzione, è cominciata sempre da piccole idee. Pure i moti carbonari si nascondevano di notte sottoterra e poi hanno fatto l'Unità d'Italia. È discutibile come l'abbiano fatto. È molto discutibile, però l'hanno fatta, cavolo. E l'hanno fatta partendo da poche persone. Qualsiasi cosa si parte da poche persone, perché sarebbe stato troppo facile partire in tanti. Ma voglio dire, le mode, poi io ho fiducia anche nelle mode positive, non ci vuole niente che da un giorno all'altro un gruppo, qualcuno di noi che ha la possibilità, lancia una nuova moda alimentare dove fa maggiore attenzione ai prodotti. Non ci vuole niente che venga fuori qualche strumento, anche casalingo, con i cellulari, hanno fatto di tutto, cellulari che misurano la distanza delle altezze delle case, degli edifici, degli alberi, misurano anche i battiti cardiaci, non mi stupirei se tra qualche anno fanno un iPod che misura la quantità di fitofarmaci in un frutto. Perché no? Noi ne stiamo parlando, può darsi che qualcuno ci sta già lavorando, sta studiando e sta 10 anni più avanti di noi. Quindi può essere utile. Perché 10 anni fa non ci saremmo mai segnati di avere dei cellulari così potenti che non stavano neanche nei film del futuro. E adesso invece abbiamo degli strumenti che sappiamo benissimo quanto sono potenti e quanta tecnologia ci hanno. Quindi benvengano possibilità e diciamo e soluzioni positive in questo caso. Se c'è consapevolezza vengono, ma se non c'è consapevolezza nessuno ci avrebbe lavorato sopra, nessuno ci avrebbe pensato. Scusa, sì. Siccome appunto ci sono molte persone che sostengono questo discorso qui in Valle, insomma in tutta Italia io penso che ci siano nicchie, associazioni e si cerca in qualche modo di far pressione verso i comuni. Primo sul trattamento delle aiole, delle cose comunali, dove vanno i bambini, dove vanno le persone, certo. Perché è la cosa più facile, diciamo, e poi possibilmente allargare questa cosa a delle zone. Sì. Il difficile è riuscire ad avere la normativa ufficiale, perché dovrebbe esistere una cosa in Italia generale, una normativa italiana, e poi ogni regione e ogni comune deve assumere una posizione rispetto a questo. Quindi, come avviene per altri tipi quello che si tenta di fare, ripeto, a piccoli gruppi, anche qui in Valle c'è un'associazione diversa che lottano. Ho capito, ed è importante quello che mi stai dicendo. Io tendo ad essere molto pratico e sbrigativo, forse certe volte anche troppo, e dico questo, che i politici
assumeranno una normativa e prenderanno a cura, diventeranno sensibili a queste cose quando il gruppo di persone gli crea un gruppo talmente grande che gli procura problemi di elezioni alle votazioni. Se l'associazione e le associazioni mettono in bilico il risultato di una votazione, diventano subito sensibili a queste cose. Per loro la sensibilità è in base al numero di persone. Quindi c'è un sistema, c'è una soluzione su cui si può lavorare. Mi fa molto piacere di questa precisazione, perché è alla portata di tutti questa soluzione. Però tu hai la normativa, diciamo, nazionale? ho trovato qualcosa. Sì. Sono riuscita ad avere dopo tre mesi niente di preciso e definito. Ecco, adesso volevo rispondere. C'è una foto più avanti di una legge che ha trovato un amico di Brian, mi pare. E l'abbiamo montata proprio ieri sera, questa piccola legge, che dà delle indicazioni. Però, come al solito, le indicazioni italiane sono un po' vaghe e poi danno possibilità agli enti locali, comuni e regioni, di fare quello che vogliono. Quindi, come al solito, c'è, ma non c'è. Però c'è, e se c'è va pure interpretato in un certo modo, perché dopo ne parleremo tra un attimo. È un caso molto particolare che secondo me sarà uno dei prossimi processi da tribunale, perché queste problematiche ancora non sono state discusse e quindi non sono state definite. Se si arriva davanti alla Cassazione con uno di questi problemi, pop, uscirà la norma. E ci si arriverà molto presto, perché, scusate, mi sembra la presentazione, me lo sento, perché ci sono dei problemi sollevati che sono sul filo del rasoio. Quindi basta qualche denuncia in più, qualche certificato medico e si finisce in tribunale. E poi dopo le norme le dovranno fare per forza. Non ci sono abbastanza casi, perché tutti quanti in Italia cerchiamo un po' di tollerare, condividere... Personalmente solleciterei chi soffre di asma... Sì. E per noi abbiamo. Si arriverà a quello appena scattano gli ultimi campanelli d'allarme. Dicevo che noi nel nostro DNA abbiamo forse troppo forte i rapporti di buon vicinato. Allora si resiste a sopportare sta roba, pure se il vicino crea delle nubi proprio quando passa col trattore da tutte le parti. E rapporti di buon vicinato, perché quello poi si vendica combinando dispetti e quant'altro. Però siamo sul limite, siamo proprio a livello soglia. C'è qualche cosa e la vedremo insieme tra un attimo. Grazie. Grazie anche a te. Allora, dicevo... Posso? Sì, sì. Prego. Volevo dirle questo. Io la settimana scorsa ho frequentato il corso, no? Sì. Poi avevo deciso di non tornarci, perché mi prende un grandissimo dolore allo stomaco e una forte emotività rispetto a quello che sento alcune volte, come in questo momento, che mi obbliga a proteggermi. Per cui avevo deciso di non continuare a venire, perché... Se io dovessi seguire la sua logica, no? Io dovrei aspettare il mio malessere per poter intervenire. Se io dovessi aspettare la logica del gruppo che si muove, forse qualcosa accade. La logica è un'altra. La logica è sancita anche nella nostra Costituzione, che è la difesa della salute. Per cui, al di là che io devo aspettare le elezioni per poter avanzare un problema così grosso, la logica è quella di una morale, no? Che è sancita nella nostra legge. Sì, è chiaro. Per cui io non posso aspettare che si costituisca un gruppo, non posso aspettare un'evoluzione culturale, individuale, un malessere. Io mi devo muovere. Mi faccia finire il termine. Sì. Mi perdoni. Sì, 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 sono curioso di sapere cosa vuole. No, la curiosità è un'altra. Non ce n'è curiosità. È un'affermazione quella che io faccio, vale a dire, negli anni 70, negli anni 80, i movimenti che si sono sollevati partendo dai giovani e i contadini e l'agricoltura sulla difesa del territorio ambientale, della salute, della morale,
ci sono stati annientati da quelle che sono le logiche del potere, dell'industria farmaceutica e dell'industria dei veleni. Per cui io mi aspetto, come ho detto a un altro docente, che da voi vengano impulsi così forti, perché io le spiego una cosa, e sono convinta di questo. Io so che la Regione Puglia è sensibile, perché ci sono a capo della Regione Puglia delle persone molto sensibili, sì. Ma questo corso è partito individualmente da alcune persone che hanno lottato, certo. Momento, so, che hanno lo lottato so. Per averlo. Lo so, perché non è partito dove hanno regione. Avuto anche intoppi, hanno avuto intoppi per la risoluzione, certo. E la sensibilità della Regione Puglia ha fatto in modo, insieme a queste persone, lo so, conosco bene i procedimenti, perché io sono stato chiamato e ho vissuto tutti i passaggi che ci sono stati. Benissimo, per cui, per questo le dicevo, io mi dovrei mettere un cerotto, no? Perché vorrei sempre che anche dall'alto arrivasse finalmente un qualcosa di più incisivo da voi docenti, nelle università, io non devo aspettare sì. Le lezioni. Signora, sarebbe bello, ho capito, se io insegnassi in università, ma io insegno solo in questi corsi al massimo nelle scuole medie, non sono docente universitario, per cui il mio peso, le mie parole giungono a tutte le persone che in questo momento mi stanno seguendo e basta. Da qualche ora a finire il corso non mi ascolterà nessuno se non i miei amici che stanno intorno a me. Non ho di quel potere di cui lei parla e capisco la sua rabbia, perché io per parlare in questo corso devo controllarmi, perché se parlassi in quel modo anch'io mostrerei rabbia, ma non riuscirei poi forse a comunicare. A volte mi rendo conto che sono anch'io troppo emotivo. Io la capisco nel suo malessere, capisco la voglia e la necessità di intervenire subito, ma purtroppo non voglio lavarmi le mani, ma non sono un docente universitario, non sono un politico, sono un appassionato, sono un naturalista, molto uguale, identico a voi, alle persone che stanno dall'altra parte, che mi stanno seguendo. Non ho di questi pesi. Le stesse domande io le ho rivolte ai politici e a persone della mia regione e degli ambienti in cui vivo. E ho lo stesso rancore come risultato. Ecco perché dicevo che finché io mi muovo, se lo facessi come docente universitario, sa quale sarebbe il risultato? Potrei indottrinare tanti studenti, scrivere una catasta di libri, ma comunque non riuscire a fare niente, perché comunque l'università viene tenuta e resta separata dalla politica. Per quanto riguarda questa azione, ci sono degli studi universitari, e che ci vuole, che dovevamo vederlo noi, che c'erano gli studi universitari là, che fanno male questi prodotti? Lo doveva vedere l'assessore a qualche parte, da qualche punto, che sta lì pagato profumatamente. Perché non le vede? Io ho lo stesso rancore. Perché la comunità, la società la facciamo noi, e noi la facciamo e la disfacciamo ogni volta che andiamo a votare. È quella l'unica nostra forza, è quella piccola X che mettiamo lì. Adesso non ha votato nessuno. Io vorrei in base a quale considerazione, in base a quali segnali dice che la Regione Puglia, chi gestisce la politica della Regione Puglia, è sensibile a questo argomento? Beh, è stato l'ho visto in questi anni, dove c'è stato Mendola ha dato milioni di euro alla Mercedaglia per costruire i generatori nel nord Varese. Ma chi? Ma quale regione? Non voglio aprire una discussione politica, però se noi siamo qua. Mendola che apre gli inceneritori nel nord Varese, li vuole aprire anche in Cese. Cioè, scusate un attimo. Io volevo dire una cosa, già che si parla di questo. C'è in Puglia, c'è qua nella Valle d'Itria, un comitato che si chiama Terra Libera dei Veleni, sì. Dal quale anch'io sono parte, sì. e con questo comitato noi stiamo lavorando da 2 anni, abbiamo fatto tanta fatica per metterci insieme, sì, d'accordo, sì. E i tempi che diceva lei sono veri, bisogna aspettare che maturano le coscienze in quantità, grazie, necessaria per poter riuscire a muovere. È complicato, perché qualcosa. Siamo tanti e la legge di cui si stava parlando, ora
Sabato noi abbiamo una riunione per aggiustare gli ultimi punti di questa proposta. Normativa che si sta per proporre sì. Nel comune di Cisternino per ora sì. E come riflesso delle leggi che ci sono state nel 2010, 2011 sì. E 2012 e lì, stiamo lì, però ovviamente i passi sono molto lenti, ma vanno fatti. Io vi invito a avvicinarvi quando ci sono le riunioni e quando certo. Lavoriamo su questi temi, perché si sta lavorando. Sicuramente è un contributo positivo. Certo. Grazie mille per questo contributo positivo, perché ci dobbiamo muovere in qualche modo. E io dicevo, sono già contento di stare qua, grazie mille per le vostre testimonianze. Mi dispiace per il rancore e per la rabbia che rimane lì frenata e non poter essere liberata, però purtroppo bisogna cominciare. Io, signora, le posso dire una cosa rispondendole personalmente: lei ha fatto bene a superare questo ostacolo nonostante il rancore che c'ha dentro, perché ce l'ho anch'io e so cosa vuol dire di frenare qualcosa qui nella pancia. Ci vorrebbero quelle meditazioni orientali che servono a farti liberare, ma non ne sono capace. Però ha fatto bene a venire, perché anche solo il fatto che lei è venuta qua ha dimostrato che lei ha una grande forza, vuole combattere, non è rimasta a casa e ha portato una testimonianza che sicuramente la sua è condivisa anche da altre persone. Mi dispiace che io non le posso dare la soluzione, come dicevo prima nei giorni precedenti, ad ogni problema ci vorrebbe una soluzione come una ricetta medica. Vai in farmacia e comprati questo e questo e risolvi il problema. Sono soluzioni complesse. Quelle delle piante sono soluzioni complesse individuali, queste sono soluzioni complesse di collettività, e la nostra collettività è grande, siamo tanti, sono tanti pensieri, e in mezzo ci sono purtroppo i problemi degli interessi economici che dicevamo prima. Però queste associazioni, piccole e grandi che siano, qualche cosa la fanno. Sarebbe brutto se non ci fossero. Dovremmo ancora fondarle, dovremmo ancora fare l'associazione che si occupa di qualche cosa. Se l'associazione esiste è ottimo, se l'associazione ha promosso questo corso, queste lezioni, ben venga, perché almeno c'è stata un'associazione che l'ha fatta. In altre regioni in questo momento non l'hanno fatto, non le stanno facendo, chissà se le avranno fatte o mai le faranno. Quindi è già qualcosa. La Puglia da questo punto di vista è avanti, perché è una regione popolosa, sì, sono... per pare 4 milioni di abitanti, quindi con 4 milioni di abitanti ci saranno 4 milioni di problemi che comunque vengono sollevati, e le voci sono tante in ogni direzione. È importante non mollare. Ah, ok, sì, allora con questo ci fermiamo, facciamo una pausa 15 minuti e poi riprendiamo. Grazie.